Bene, buonasera a tutti. Sono gli ultimi due incontri cruciali, aprile-maggio, nei quali tutti i nodi dovrebbero sciogliersi. Confido che sia così. Ma proprio per questo vorrei ora cominciare riprendendo il filo un po', diciamo così, con una certa ampiezza, ecco, con una certa ampiezza che ci ricollochi nel punto di visione, secondo me, essenziale relativamente al cammino che abbiamo fatto sino a qui. E quindi comincerei senz'altro a ricordare che la domanda iniziale era da dove veniamo, la via all'ingiù, con il motto eracliteo che riprenderemo alla fine, lì troverà tutta la sua ragion d'essere. Da dove veniamo e perciò chi siamo? Una sorta di genealogia, di anamnesi, che ricostruendo un passato in parte noto, in parte ignoto, dimenticato o mai saputo anche, no? Che però ha fatto carne, no? Con la nostra presenza, con la nostra esistenza, diciamo così. Ecco, partendo da questa provenienza, la grande domanda è quella solita, no? Diventa ciò che sei, no? Siamo partiti di lì con Mekri, no? Chi sono io? E naturalmente, dicevo, questo è metodologicamente, diciamo metodicamente, fondamentale, credo che si debba ricordare costantemente questo punto. Naturalmente io non posso che partire da me, se non so questo non sono entrato nella filosofia, sono ancora nel puro dogmatismo. Non posso che partire da me, non posso che esibire la mia esemplarità allo scopo che altri vi si accomodino, a modo loro naturalmente, no? Ma invitati a fare altrettanto. E questo partire da sé, ecco, faccio questo breve nota a margine. Ma questo, vedete, è il punto fondamentale della fenomenologia husserliana. Quel punto fondamentale che è stato così poco inteso, così tanto frainteso e addirittura dimenticato o trasfigurato in maniera discutibile dal suo più grande discepolo che è Heidegger. Heidegger non l'ha capito questo, no? Che comunque si parte da sé, il che non significa, come dire, da un concetto, da una definizione, no, dal fatto che mi devo muovere io, no? Non so come dire, che devo essere protagonista, nel senso che nessun altro può sostituirmi, nessun altro può vivere al posto mio, potremmo dire anche così. Abbiamo evocato questo ritorno a se stessi dalla provenienza, questa genealogia della presenza, potremmo anche dire così, no? Abbiamo articolato questa presenza, come ricorderete, in quelli che abbiamo chiamato i dintorni, sui quali poi molti soci sono intervenuti e hanno dato contributi molto importanti. E l'articolazione dei dintorni, la ricordo rapidamente, non ci torniamo ora in dettaglio, era così. Proposta, gli itinerari, dove siamo stati sulla terra, dove abbiamo camminato sulla terra, concretamente con le nostre gambe, come diceva Husserl, appunto, col nostro corpo vivente, no? I luoghi che potremo in una mappa ridisegnare dall'inizio sino alla fine che verrà, le abitazioni di una vita, le abitazioni di un anno, le abitazioni di un'ora, i luoghi dentro i quali, no? Al riparo dei quali abbiamo esercitato la nostra vita, i rapporti con tutte le persone con le quali siamo stati e siamo e saremo in rapporto, e ultimo ma primo, i discorsi, cioè questa grande pellicola verbale che accompagna, come si sta vedendo, no? Io sono qui nei miei dintorni, nei miei itinerari, ma il tutto è in qualche modo tradotto, riprodotto, trascritto nella verbalità del discorso, nel fatto che c'è un corpo vivente che parla, insomma, un corpo vivente eloquente, di cui avevamo detto ognuno di noi trae i criteri per vivere. Ognuno di noi, in base ai dintorni che incarna e quindi alle esperienze che ha fatto nella vita, dico molte cose molto semplici, no? Molto semplici, ma molto problematiche, ardue, profonde. E ognuno su questa base poi si dà i suoi criteri o incarna i suoi criteri per vivere
nella sua nicchia vivente, nella sua nicchia di dintorni, nel suo habitat sociale, culturale, animale, no? Eccetera, eccetera. E questo invito naturalmente al fatto che non ci si limiti ad ascoltare le cose articolate così, ma si rivolga a se stessi la domanda della propria vicenda, la propria vicenda e quindi della propria mentalità, come potremmo anche dire, che ne deriva. Ecco, tutto questo, diciamo, è quel cammino che, per quanto riguarda la nostra presenza, parlo a partire da me, ma lo propongo a partire da tutti. Quindi quella vicenda che è descritta in maniera globale come comunità planetaria che oggi siamo, eccetera, ci ha condotto a vivere quello che chiamerei il trionfo della rivoluzione scientifica moderna. Noi viviamo al culmine sembra a noi, magari chissà dov'è il culmine, ma certamente in un momento di grande espansione, di grande potenza della rivoluzione scientifica moderna, vi dico solo questo, come è ovvio, su tutto il pianeta ci stiamo tutti vaccinando. E tutti pensiamo, o molti di noi pensano, o quasi tutti pensano, solo per quella via ne verremo fuori, solo per quella via forse ci ritroveremo a Mecri, insomma, no? Invece che dover lavorare. Ecco, rivoluzione scientifica moderna, aveva detto Eric Auerbach, che l'ho ricordato, credo, già più volte, la scienza moderna, intendiamo, no? È il nostro mito, perché non ne abbiamo nessun altro che, come dire, abbia la medesima universalità, non è la filologia, non è la letteratura, non è la filosofia, non è più la filosofia. I dipartimenti di filosofia si vergognano di chiamarsi di filosofia, tendono a chiamarsi con una certa roboanza Dipartimento di Scienze Filosofiche. Chissà cosa sono queste scienze filosofiche, ma se non c'è la parola scienza, non c'è autorevolezza, agli occhi del mondo nel quale viviamo. Quindi viviamo in questo trionfo, ci stiamo tutti vaccinando, io sono stato vaccinato, sono molto felice di poterlo dire, e su questa visione positivistica della realtà abbiamo costruito un percorso, vi ricordo, semplicemente un ricordo molto sintetico, siamo partiti da Bacone, dalla grande intuizione, dalla grande visione della rivoluzione scientifica moderna, che era anche politica, morale, religiosa, certamente largamente umana. Poi Saint-Simon, poi il grandissimo Comte. Comte è il protagonista, è ancora il protagonista dimenticato, perché ce lo possiamo anche dimenticare, è talmente attuale. È talmente realizzato che non abbiamo bisogno di dargli un nome, perché noi siamo tutti comtiani, no? Non possiamo che dirci comtiani. In una unità riduzionistica della realtà, in una unità riduzionistica della conoscenza, della verità, che è modellata appunto su quello che abbiamo chiamato storiograficamente il positivismo. Naturalmente abbiamo anche ricordato che a questa espansione, diffusione, pacifica colonizzazione di tutti gli ambiti disciplinari, nessuno escluso, tutte le scienze, sia umane, sia disumane, sia oltreumane, tutte si sono modellate su questo metodo, a torto o a ragione, Husserl direbbe in maniera insensata, però per loro è sensatissima, evidentemente, no? Ecco, a questa diffusione si è certamente opposto, come si dice in storiografia filosofica, che si studia anche nei manuali di liceo, la cosiddetta reazione al positivismo, e anche di questa noi abbiamo fatto cenno. E abbiamo fatto cenno, e torneremo a farlo più avanti, della grandiosità dei risultati di questa opposizione, nelle grandi opposizioni appunto dello spiritualismo, della neoscolastica, ma poi della fenomenologia, dell'esistenzialismo, di queste grandi avventure dello spirito umano, grandi avventure dell'Europa scientifica e filosofica, che ha prodotto una serie di risultati straordinari, grandiosi, purtroppo assolutamente inefficienti, assolutamente inutili sul piano pratico, assolutamente ignorati dal cammino trionfale della scienza, assolutamente emarginati, sempre più, come dire, ridotti ad una
minoranza di studiosi, di interessati, noi siamo tra, molti di noi sono tra quelli, no? Evidentemente, sicché da, questa, da questo fallimento storico, dobbiamo confrontarci con questo grande fallimento storico, dolorosissimo per chi ne ha compreso la potenza, la grandezza, la profondità, il fatto, la capacità di porre problemi urgentissimi, ma che non stanno in nessun dipartimento. Ormai è arduo anche dire che stiano nei dipartimenti di filosofia, che è un paradosso totale, no? Ma di fronte a questo fallimento, allora abbiamo ripreso, come molto sensata, quantomeno molto stimolante, la tesi heideggeriana secondo la quale, evidentemente, la cultura cosiddetta umanistica, e queste sono cose che sono ferite al cuore, no? Per gente come me o per molti di voi soci che siete molto affini a me e io affine a voi. Ecco, purtroppo la tesi di Heidegger, la cultura umanistica, le lettere, la poesia, la letteratura, la filologia, la storia, persino la storia, la filosofia non se ne parla, eccetera, sono sostanzialmente incapaci, non sono all'altezza della storia mondiale, capite? Non sono all'altezza della nostra storia, se è vero che la nostra storia è ormai sotto il segno della grande cultura scientifica che articola i nostri dipartimenti, le nostre ricerche, i nostri fondi di ricerca e, diciamo così, il riconoscimento pubblico della sua grande efficienza. E vi ricorderete che Heidegger, nell'articolare le ragioni di questa alienazione storica, di questo nichilismo diffuso, aveva indicato, aveva dato un'indicazione che ci è servita, diciamo, come suggerimento, anche se non l'abbiamo seguita nella sua sostanza vera, così come Heidegger la immaginava. La indicazione era: se si deve fare i conti con la storia mondiale e quindi con la grande vittoria delle discipline scientifiche moderne, con il galileismo universale o con il comtismo, diremmo meglio, universale, bisogna guardare a Marx, l'unico che ha un'idea della storicità all'altezza dei tempi. Non è Husserl, non è Merleau-Ponty, non è la filosofia, non è la fenomenologia, non è l'esistenzialismo, è Marx. E noi abbiamo preso sul serio questa indicazione, ma a modo nostro. Siamo andati a vedere in che senso potevamo leggere questo rinvio e l'abbiamo letto in un senso straordinariamente fecondo, secondo me, anche nuovo e anche originale, che io non trovo da altre parti, che è emerso qui da noi. È una bella cosa che sia emerso qui da noi, mi pare, no? È un risultato sul quale lavorare fiduciosamente. Abbiamo trovato in Marx, infatti, una duplice ispirazione quanto alla storia. A una storia articolata come storia naturale e storia sociale. Storia della natura e storia degli esseri umani. Con un riferimento esplicito di Marx, sintetico ma altissimo come, diciamo, contenuto, all'ispirazione darwiniana, per un lato, alla ispirazione wikiana, per l'altro lato. L'intera evoluzione della vita naturale e sociale sul pianeta veniva in un gesto solo, grandioso, ricondotta alla nozione di strumento, di organum, di organon, diremmo alla greca, organon. E così avevamo, vedete, come capita nella ricerca, la bellezza che capita di vedere queste analogie alle quali non si era pensato ma che vengono fuori da sé. Abbiamo parlato del novum organum di Bacone, bene, ce n'è un altro. C'è la possibilità di un altro organum, di un altro organon, di un'altra strumentalità, di un altro strumento di conoscenza, di verità. Una sorta di novum organum al quadrato, cioè non rinchiuso dentro le ovvietà naturalistiche, ma aperto appunto alla storia, alla storicità, alla storicità dell'essere vivente, dell'essere da natura e alla storicità dell'essere da tecnologia, da strumentalità, da strumento esosomatico. Diceva delle cose molto importanti, Marx in proposito, diceva: gli organi
produttivi degli individui naturali che hanno costituito l'evoluzione delle forme viventi secondo Darwin, sono analoghi, ovviamente, e trovano una loro continuazione, direi io, negli strumenti della società civile, negli strumenti che sono proprio le macchine della società civile, perché Marx partiva di lì, dalla rivoluzione industriale, della macchina industriale rispetto alla macchina artigiana, e questa organizzazione fondamentale è la condizione di ogni società umana presente sul pianeta, storicamente presente sul pianeta, e di lì derivano anche le visioni del mondo. Ogni società si dà la sua visione del mondo perché anzitutto è naturale, ha organi naturali, ha un corpo proprio vivente, ha un Leib, dicevamo noi, ma nello stesso tempo questa naturalità è anche storico-sociale perché ogni società umana è umana perché è tecnica, perché ha strumenti, perché ha macchine, perché ha strumenti esosomatici. E noi dicevamo, tra tutti, naturalmente, importantissimo anche quello strumento esosomatico che è evidentemente il linguaggio. Quindi tentativo sulle basi di Marx. Marx non aveva poi tutti questi intenti in quelle pagine lì, no? Sono state di grandi ispirazioni per noi, ma le abbiamo piegate al nostro problema più che al suo, che era un problema contingentemente rivolto alla comprensione della rivoluzione industriale e capitalistica del mondo moderno, ma che coincideva con toccava molti punti di quello che interessava anche a noi, quindi ricostruzione di una nuova unità organica del sapere, e qui abbiamo ricondotto la faccenda ai nostri problemi, a Mécri, unità del sapere, ricostruzione dell'unità del sapere, un'unità che vada oltre il dualismo cartesiano, vada oltre il riduzionismo positivistico, attraverso una visione transdisciplinare, tutta da declinare, tutta da comprendere, tutta da costruire, dei saperi della storia umana. Al centro, dicemmo allora, lo ricordo, ma lo riprenderemo se non oggi a maggio, al centro, già nelle tesi di Heidegger, ma già nelle tesi di quelli che Heidegger criticava come non all'altezza della storia del tempo, cioè Husserl, Merleau-Ponty, l'esistenzialismo in genere, al centro la questione del corpo. Quella questione del corpo e quella domanda che cos'è un corpo che è risuonata in un bellissimo germoglio di Tommaso Di Dio, al quale io ho cercato di rispondere a mia volta e che certamente ha coinvolto altre riflessioni e altri interventi. Ecco, questo sogno di una conoscenza unitaria della natura e della società in senso storico, evoluzionistico storico, l'abbiamo poi approfondita proprio partendo da Darwin, cioè cercando di capire dentro Darwin come si era costituito e poi soprattutto a partire dagli sviluppi attuali dell'evoluzione, grazie all'apporto di studiosi di grande importanza che abbiamo citato via via, con specifici riferimenti però ad un grande tema darwiniano, al quale vedrete saremo indotti a ritornare già oggi, il grande tema darwiniano della espressione delle emozioni. Perché lì, vedete, lo ribadisco e lo riprenderemo tra non molto, è proprio lì che va guardato per capire in che senso la rivoluzione darwiniana è tale da mettere in campo un filo conduttore unico che ci porta dalla natura allo spirito, alla società spirituale, alla società umana, l'espressione delle emozioni, che poi abbiamo articolato soprattutto nelle espressioni della voce. E che abbiamo via via illustrato, che ora non sto a riprendere, e quindi come dire, alle metafore teoriche fondamentali che stanno nella voce, perché la teoria darwiniana è una voce, è un discorso, eh? Quindi, qui utilizzando studiosi attuali di grande rilievo, ricordateci anche da Andrea Parravicini. Sostanzialmente, attenzione, non facciamo della teoria darwiniana un riduzionismo comtiano, anche se lui partiva da Comte, ve l'ho ricordato, no? Anche se lui studiava queste cose a partire nel clima, era uno scienziato positivista, su questo non c'è dubbio. Ma quando lui avanzava la questione della voce, dell'espressione delle emozioni, già ci dava la possibilità di leggere la sua stessa teoria in modo
certamente lontanissimo dalle sue possibilità di comprensione, era uno scienziato positivistico dell'Ottocento, appunto, no? E quindi si atteneva rigorosamente al metodo scientifico comtiano o baconiano, lui diceva baconiano proprio, no? Però nello stesso tempo ci mostrava, come aveva capito forse meglio di lui Marx, che ogni teoria è il prodotto di una rivoluzione organica, strumentale, organum, organica della società, sia animale sia sociale, sicché anche la teoria è un prodotto dell'evoluzione e non è fuori dall'evoluzione e non è al di sopra dell'evoluzione e non guarda l'evoluzione da altrove, è essa stessa in movimento, di qui le due grandi categorie di Pievani sulle quali abbiamo tanto lavorato, la metafora e la matrioska. Tutte le teorie evoluzionistiche si incarnano in metafore vocali, discorsive, nello strumento dell'instrumentum della voce, e quindi quando dico DNA dico una metafora, non una cosa reale, dico una metafora che sta per una serie di operazioni, che sta per una serie di pratiche, evidentemente, no? Ma nello stesso tempo ciò a cui si rivolge questa teoria. Poniamo che parli, che so io, della vista, della visione. Non c'è la visione, non ci sono gli occhi universali, non c'è lo sguardo teologico fuori del mondo. No, ci sono incarnazioni concrete di questa capacità, di questo organum, di questo strumento corporeo, fisico, materiale, sanguigno, quando c'è il sangue, che si incarna all'interno di una situazione ecologica universale, di un grande sistema, sistematismo ecologico universale, habitat universale, dove di volta in volta prende corpo, si incorpora in realizzazioni in cammino che innescano altre realizzazioni, ma all'interno di una serie di relazioni che l'ambiente fa sì di operare, operando su quelle trasformazioni, le trasformazioni a loro volta operano sull'ambiente. Tutto questo, come dire, ricomposto nella metafora della matrioska, di un'unità. La parola unità è fin troppo presuntuosa, no? Ma diciamo di un insieme, è molto più giusto dire di un insieme, di un insieme relazionistico, sistemico, dove ogni punto è in relazione con tutti gli altri e modifica gli altri e gli altri modificano lui, in continuo sommovimento, come diceva appunto Pievani molto bene, e naturalmente in questo sommovimento c'è una evoluzione continua delle forme di vita, degli strumenti esosomatici, delle trascrizioni e traduzioni verbali, delle idee sociali circa il mondo, la verità, la realtà, eccetera, eccetera, eccetera. Di qui la nostra proposta. La proposta è molto audace, che, come dire, aspirava a creare un momento di riflessione, di chiamare questi strumenti, questa strumentalità, questa posizione strumentale della vita, questa esposizione strumentale della vita. Credo che mi capite, no? Vedete come faccio con le mani. Questa è una esposizione strumentale della vita attraverso il mio corpo proprio, direbbe Burse, ecco. Intendere questa esposizione, questa vivente forza, questa forza che dà luogo alla complessità e al mischiarsi continuo di questo vortice della complessità che chiamiamo appunto matrioska per intenderci, tradurlo nella nozione di macchina. Ma non nella nozione di macchina cartesiana, ovviamente, in una nozione di macchina che era appunto la matrioska in azione. La macchina è la matrioska in azione. Quella matrioska in azione che poi si specifica di volta in volta, non è a sé, non è nulla, si specifica di volta in volta nel verme del giardino, nelle piante del giardino, nel giardiniere e nelle teorie del giardinaggio e via dicendo. E avevamo allora indicato le tre macchine, ve lo ricordo molto sinteticamente, la macchina naturalis, la macchina instrumentalis e la macchina verbalis, attraverso le quali articolavamo e comprendevamo, e mi ci pareva di avere una certa
visione, no? Una certa visione comprensiva. Articolavamo il divenire della realtà nel divenire vero della realtà, il divenire conosciuto della realtà e il divenire reale della conoscenza, via via, dalla natura all'uomo. Ma proprio qui nasceva il paradosso. Ecco, siamo arrivati a questo nodo, la visione di questo nodo che sta al fondo della via Lingiù. Era anche l'esplosione di un nuovo orizzonte problematico, altamente problematico, che abbiamo detto, beh, è il punto di svolta, di balance, no? È il rovesciamento dialettico, se si può dire così. Adesso comincia la via lì in su, anche se non ce ne siamo ancora accorti, ma a partire da questo paradosso che ci paralizza, che cosa paralizza? Paralizza il fatto. Lo dico in maniera molto sintetica, che le tre macchine, ma possiamo vedere agire la macchina della natura da sola? L'instrumentum da solo? La parola da sola? No. Le vediamo sempre radicalmente confuse, coimplicate, combinate, si articolano nella voce, si articolano nel discorso, quello che faccio io. Quello che faceva Marx, quello che faceva Darwin. Si articolano nel discorso, cioè nella terza macchina. Ma la terza macchina non sarebbe senza la natura, ma la terza macchina non sarebbe senza la società e i suoi macchinari, i suoi strumenti, cioè senza il fatto che in ogni punto, se io dico il Neanderthal, benissimo, in quel punto ci sono tutte e tre le macchine. C'è una evoluzione della natura, c'è un'evoluzione dello strumento, c'è un'evoluzione del discorso, che oggettiva quel che sappiamo con questa figura ideale, fantastica, e però reale per certi versi, costituita dalle operazioni realistiche attraverso le quali ci siamo indotti a chiamare questo essere così e così, da dove lo abbiamo, le ossa sono state la prima volta riscoperte, eccetera. Quindi abbiamo un'articolazione inevitabile, quella ci dà chiarezza, avere distinto gli strumenti naturali da quelli sociali e averli distinti grazie al discorso, perché è il discorso che articola, lo vedremo sempre meglio, sempre di più, quindi articolando il tutto in una storia, quella che io chiamerei la costante di, la costante del discorso, non lo potete cancellare, capite? Potete far finta di dimenticarlo, potete agire come se non ci fosse perché lo usate e basta. Ma in realtà la sua presenza è totale, costante e problematica, aporetica. La costante di, e mi raccomando, la di sia minuscola, perché il discorso non esiste. Esistono solo empiricamente questi discorsi che stiamo facendo, nella situazione concreta in cui ci troviamo, con il nostro corpo, con questa stanza che mi circonda, con questo strumento che ci collega magicamente, miracolosamente. Ma allora che spiegazione è mai la nostra, se al tempo stesso è articolata e inarticolabile? Se la sua verità accade tutta insieme e non si può dire, perché quando la dici, la vieni articolando. E allora riprenderei per nostra comodità l'ultimo cartiglio prima di quello di oggi per inaugurare il cammino appunto di questa puntata, che era il cartiglio 33, dove consideravamo l'azione della parola, come fosse nata l'azione della parola. L'azione della parola non è nata come azione della parola, naturalmente, è nata all'interno di una combinatoria di gesto, di canto, di suono. È tutto il problema del nostro secondo seminario delle arti dinamiche, evidentemente, la musichè. Per questo noi abbiamo queste due gambe, no? Ci muoviamo su due piedi, talvolta in armonia, talvolta con dei problemi, perché è evidente l'articolazione stessa dentro la voce e il discorso è un'articolazione storica, che è la traduzione del saper fare insieme. Al sapere insieme che cosa si fa, cioè che cosa abbiamo tradotto nella parola, dando vita a intrecci mobili, dicevamo, di vita e di sapere. E quindi qualche cosa che nasce dalle intese reciproche, da un sapere che nasce per
perché si dice agli altri prima di dire le cose, no? Le cose si dicono perché anzitutto si dicono agli altri nella comunanza della propria musica, del proprio, come dire, del proprio habitat, del proprio luogo. E dicevamo, le parole sono un sapere attivo congelato. Ogni parola ha dentro di sé una storia infinita. Questa storia che stiamo cercando di rianimare, no? Storia di gesti ancestrali che si sono tradotti, tradotti, tradotti e trasformati, trasformati, trasformati attraverso una vicissitudine continua di vite singole, nient'altro che vite singole. Questa è una delle grandi intuizioni di Darwin, no? La verità e la realtà stanno tutte qui, nel mio corpo, nel tuo corpo, nel suo corpo, nel loro corpo. Non è che stanno da un'altra parte. O stanno lì o non stanno. Ma lì stanno transitando in un intreccio emozionante ed emozionato, l'espressione delle emozioni, appunto, no? Quindi gli affetti di nicchia che sono di ognuno di noi, ognuno di noi riceve un'immensa eredità incarnata nelle parole, nei gesti, eccetera, e la trasmette, ma la trasmette naturalmente declinandola nella sua nicchia e quindi modificandola un pochino, rintracciandola in vario modo. E allora, detto questo, adesso che vediamo meglio, com'è complicata la faccenda, com'è complessa, come non si deve essere, come dire, faciloni. Siamo pieni di chiacchiere facilone, e di insofferenze nei confronti della filosofia, che quando è vera filosofia non fa chiacchiere. E va diritto ai problemi e non li dimentica e anzi li esalta. Li guarda al microscopio con la lente di ingrandimento. Allora, torniamo ancora una volta a quello che abbiamo creduto di imparare leggendo Marx, alla sua visione illuminante, e adesso vedrete, posso dirvi, e lì eravamo arrivati la volta scorsa, anche abbagliante. Abbagliante vuol dire anche sbagliato. Qual era la visione illuminante? Darwin ha mostrato come si formano gli organi della pianta, dell'animale, e Marx l'ha presa di qui. Darwin ha mostrato questo: come si formano gli organi che sono indispensabili, evidentemente, per la vita della pianta e dell'animale, per la loro evoluzione nel corso dei milioni di anni. E analogamente ha detto: noi dobbiamo ricostruire la storia degli strumenti sociali, cioè degli organi produttivi dell'uomo sociale, che non è soltanto naturale, ma su questa base naturale ha costruito una base materiale di altro genere, ma sempre strumentale, per una traduzione dello strumento che noi abbiamo poi dato acqua, no? Un nuovo impulso a questa visione, dicendo: ma sì, ma vedete, è come il mio corpo, che per un verso è Leib, è la vivente, la macchina come forza vivente spontanea, espressione delle emozioni. Leib è il corpo umano come corpo della natura, no? Ma per altro verso, però, in quanto si espone, in quanto appunto è un corpo, ed essendo un corpo si articola nello spazio, allora vedete, diventa Körper, diventa cosa strumentale, diventa peso, diventa forza che promuove, forza che sposta. Bene. E allora adesso tiriamo fuori il rospo. Ma non è evidente, ma non è chiarissimo che tutta questa lettura all'indietro Darwin faceva della natura e che Marx, grazie a Darwin, faceva della natura e dell'uomo, della società umana. Tutto questo è fondato evidentemente sulla nozione di strumento. È una società strumentale che guarda la sua storia, che ricostruisce le sue origini traducendole in strumenti. La macchina si articola negli strumenti a partire da un'umanità che è l'umanità del pensiero strumentale.
nato ovviamente nel suo culmine quando nella società industriale si creano quelle macchine, quegli strumenti su quali abbiamo letto qualcosa di Marx molto importante, che mettono insieme la scienza della natura, vi ricordate? La scienza della natura, questo è Bacone che c'è in Marx, la scienza della natura, la scienza dell'economia, la storia delle società, la mentalità degli esseri umani, tutto a partire da una società strumentale. È così che lui dice di Darwin, che legge Darwin. E lo stesso Darwin si legge così, non si legge così, vedremo. Certamente è così che Marx lo legge, è così che retroflette un pensiero strumentale per leggere la sua stessa provenienza, per dire ecco, vedete, questa è la natura e questo è l'uomo naturale sociale. Quindi, diciamo così, emerge subito un problema grandissimo, sul quale avevamo mosso l'attenzione alla fine dell'incontro precedente, in marzo, ma avevamo avuto anche poco tempo per articolarlo, emerge un problema enorme, perché se noi diciamo della provenienza alla luce di quello che dalla provenienza ci è stato destinato a essere, uomini degli strumenti, uomini in cui la potenza tecnologica dello strumento non è più quella dei primordi, i bastoni o cose di quel genere, altro che bastoni, macchine semoventi, abbiamo anche toccato questi punti, macchine intelligenti. Ecco, se noi leggiamo la nostra provenienza a partire da quel che siamo diventati, noi leggiamo quel che siamo diventati, non la nostra provenienza, capite? Come facciamo a dire che quella è la nostra provenienza? Se la grammatica con la quale la leggiamo è il risultato, il frutto. Ma tutto questo addirittura, diciamo, si collocava in una situazione problematica, addirittura su quelli che sono i concetti fondamentali della rivoluzione scientifica di tutti i tempi, non soltanto di Galileo, eh? Cioè stavamo dicendo una cosa semplicissima. Semplicissima, ma direi terrificante, che se il nesso delle cose è legato attraverso la relazione di causa ed effetto, sulla quale già non a caso Hume sollevava le sue perplessità e Kant si dava da fare per recuperarla, lasciamo da parte questo capitolo della filosofia, se avessimo tempo, forse una piccola deviazione qui dentro non sarebbe affatto inutile, anzi sarebbe molto proficua, ma diciamo quello che qui diciamo sul tavolo emerge in maniera inquietante. Quando l'effetto dice della causa, dice di sé, non della causa. Perché dice della causa a partire da sé. Gli effetti rileggono la causa, cioè sono la causa dell'essere saputo della causa. Avete capito? Gli effetti rileggono la causa. La loro causa, in modo che di questa causa bisogna dire che è l'essere dell'effetto che ne parla, che la introduce, che la indica, che ne fa questione. E proprio arrivati qua, io ricordo che avevo detto una cosa interessante, questo paradosso del sapere, avevo detto riflettiamo tutti insieme. E c'è uno di noi che lo ha fatto in maniera particolare, e ne sono immensamente grato, e poi gli risponderò con un germoglio che è stato appena pubblicato, cioè Enrico Bassani, il quale l'ha fatto, ma l'ha fatto a un livello di ricchezza, di complessità, di profondità, di comprensione che mi ha lasciato stupefatto. Ma lo ha fatto, diciamo, per tutti noi. Leggiamolo e consideriamolo un prodotto, un dono di tutti, a tutti, ma è lui che ce l'ha donato. E lo ha fatto, cioè si è interrogato che cosa non va in questa situazione in cui mi accorgo che le conseguenze sono la ragione attraverso la quale noi leggiamo le supposte provenienze, che la causa è l'effetto che la determina come causa. Ma allora non è la causa? Non è vero che è cambiato il clima e sono cambiate tante cose, che questa è stata la causa? Che cosa stiamo dicendo? E che cosa stiamo dicendo, ma anche che cosa non ci va in quello che stiamo dicendo? Dov'è il problema, insomma, no? Qual è il problema? Bene, prima di affrontare la questione di qual è il problema,
Io devo ricordare un'altra cosa interessantissima, questa è una curiosità, ma è una curiosità, è qualcosa di più. Cioè una citazione che Andrea Parravicini ha fatto per tutti noi, e io non me la sono lasciata sfuggire, naturalmente, gli ho chiesto i documenti, di una lettera, di una incredibile, se arrivati a questo punto ci lascia, di una incredibile lettera di Marx a Engels del 1862. In cui, pensate un po', Marx accusa Darwin di fare quello che noi stiamo accusando di aver fatto lui, no, per noi. Infatti dice così: è rimarchevole come Darwin riconosca tra gli animali e le piante la sua società inglese, con la sua divisione del lavoro, la competizione, l'apertura di nuovi mercati, l'invenzione e la lotta per l'esistenza malthusiana, cioè il bellum erga omnes contra omnium contra omnes di Hobbes, e si viene rimandati alla fenomenologia di Hegel, dove la società civile è descritta come un regno animale spirituale, mentre in Darwin il regno animale raffigura la società civile. Lettura, si vede che Marx, insomma, era davvero un genio. E si rende conto, no? Che tutta la lettura meravigliosa, straordinaria, che l'evoluzionismo darwiniano fa del mondo della natura, in realtà è resa possibile da Hobbes, da Malthus, ma anche dalla fenomenologia di Hegel. Noi abbiamo ricordato, nessuna evoluzione sarebbe nata in Europa senza le premesse idealistiche di Hegel, di Schelling, che sono contemporanei, poi contemporanei nello sviluppo, a Comte, eccetera, cioè c'è un'atmosfera comune, al fondo del romantico positivismo di Comte e della visione storicistica di Diltay, eccetera, eccetera, e la storia della natura in Darwin. Ecco, tutto questo è un insieme, un mondo, è una grande matrioska in sommovimento, capite? E marcia la lucidità, l'intelligenza di rendersi conto che le categorie che lui adora, che voleva che fosse dedicata a Darwin la sua opera, il Capitale, quindi non è uno sminuire, ma è una constatazione fenomenologica, vedete che cita Hegel, che per capire l'antichità animale di questa creatura che sta parlando, sono le categorie di questa creatura che vanno, che istintivamente, naturalmente, inevitabilmente, perché non si può fare altrimenti, vengono retroflesse. È la società di Darwin che scopre l'evoluzione della natura. Non è che esiste l'evoluzione, capite? Non è che esiste l'evoluzione della natura. Guarda te, Darwin ha tirato su il tappeto e dice: oh, guarda l'evoluzione della natura. Cosa ho scoperto? Non stanno così le cose, capite? È di una gravità enorme questo fatto, perché convincerne uno scienziato, vi assicuro, ma lo sapete anche voi, è di una durezza, è di una fatica, anche demoralizzante per certi versi, no? Togliergli dalla testa questa cosa che ha scoperto. Ma certo che ha fatto delle scoperte, non è che stiamo dicendo che non ha fatto delle scoperte, ma cosa ha scoperto? E a partire da cosa ha scoperto? E in virtù e in grazia di che ha scoperto? Ecco, qui Marx ci sorprende perché mentre mettiamo lui sul banco dell'accusa, hai letto Darwin a partire dagli strumenti del mondo borghese, capitalistico, della rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, e lui dice: sì, ma anche Darwin ha fatto lo stesso. Ha capito del sviluppo della natura a partire dalle categorie della società borghese, cioè della società inglese, divisione del lavoro, competizione, lotta per la vita. Ecco, adesso penso abbiamo esaurito questa lunga premessa, ma penso che sia stata utile perché ci ha messo, adesso ci ha messo sul mirino. E allora entriamo nella decima stazione, che ho intitolato Dalla vita alla cosa del sapere, la cosa che è Sache, la questione anche del sapere in tedesco, e quindi il paradosso del sapere. Siamo arrivati lì. Conoscere è stabilire la causa a partire dall'effetto. Questo stiamo dicendo, no? E non conoscere la causa come sarebbe in sé, indipendentemente dall'effetto che la
che la produce come causa del mio effetto. Per esempio, non possiamo assolutamente immaginare come vive un animale quelle cose che Darwin, che Marx definiscono strumenti, organa. Il pinguino come vive le sue alette, braccette? Ma anche l'essere umano come vive le sue braccia? Capite? Ci sfugge perché tutto, se tu dici sono organo, sono strumenti per la sopravvivenza, sono strumenti che modificano l'ambiente, ma l'ambiente modifica. Tutto è un racconto meraviglioso. Direi il racconto più alto e profondo di cui disponiamo oggi. Forse ai tempi di Omero non erano questi, certamente, non erano questi racconti, forse erano profondi anche quelli, ma. Noi oggi siamo così, no? Noi oggi pensiamo così e tuttavia di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, come dire, dell'esperienza reale che è un animale, dell'esperienza reale che fa una società, poniamo una società precolombiana in Argentina, in quella che poi noi chiameremo l'Argentina. Com'erano questi qua quando facevano i sacrifici di sangue in cima alla piramide? Che cos'era? Possiamo noi descriverli a partire dalla nostra visione? Ma possiamo noi fare a meno della nostra visione? È chiaro che non possiamo far altro che questo, ma forse è il tempo di accorgersi anche che stiamo facendo questo. E allora di qui nasceva la mia domanda: c'è qualcosa che non va, primo? Ma in che senso non va? Cioè, tu come vorresti invece che fosse la cosa perché andasse? Ecco la domanda che ha impressionato e che ha scatenato la grande virtù creativa di Enrico Bassani, no? Che si è chiesto io come vorrei che fosse, ma davvero se l'ho chiesto, no? Ecco, è evidente, diciamo, ricordiamoci del nostro inizio che abbiamo richiamato qui, ognuno di noi è impegnato a elaborare dei criteri intesi a governare la sua vita, i suoi dintorni, il suo habitat e quindi la sua stessa provenienza. Marx di fronte alla rivoluzione delle macchine industriali, eccetera, 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 eccetera. E queste sono nuovamente figure del sapere, naturalmente, i suoi dintorni, il suo habitat, la sua ecologia. Non penserete mica che esiste l'ecologia. A questi punti dobbiamo fare un salto. O facciamo un salto o continuiamo a dire delle cose della cui sostanza vera, sostanza, come dire, interna, profonda, non abbiamo capito niente. Quindi ognuno, diciamo così, partecipa alla ecologia dell'umano in cammino con i suoi attuali problemi. Marx aveva i suoi, Darwin aveva i suoi, noi abbiamo i nostri, esibendo i nostri discorsi. Ecco, io esibisco come sto facendo i miei discorsi, mostrando quello che so a voi. Le ragioni che me ne nascono, per le quali credo di sapere alcune cose, ovvero che cosa esibisco? La mia storia di vita, evidentemente. E ne giustifico la verità, ne giustifico la pregnanza, la luce del fatto e per il fatto di esserne il prodotto. Questo faccio, esatto. È a partire dalla mia via all'ingiù che comincio a delineare una via all'insù, la mia autobiografia. La mia implicita ed esplicita autobiografia, quello che so e che non so, ma che il mio discorso stesso manifesta, al di là della mia volontà o della mia coscienza, che dice quello che è perché dice, sostiene, crede come vero, plausibile quello che dice. E così ognuno di voi, non importa che sia d'accordo con me, questa è la potenza, del punto a cui siamo arrivati, non me ne importa niente. Se voi siete o no d'accordo con me, perché non è questo il problema. Molto semplicemente non è per, come dire, superbia o negligenza o trascurataggine o maleducazione. No, 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 non è questo, non è assolutamente questo il problema. Il problema non è che tu mi dia ragione o che tu non mi dia ragione. Il problema è che come io sono il mio discorso, lo sto facendo qui esemplarmente perché non si può che partire da sé, eccetera, 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 come io lo sto esibendo a voi. Con un atto di carità, con un dono reciproco, no? Guarda un po' che tipo strano che sono io. Guarda un po' da dove sono venuto fuori, la mia storia. Ecco, esibendo la mia biografia e autobiografia,
che è quello che è, che dice, quello che può dire, e nient'altro, perché quello che non può dire non può neanche pensare, diciamo così, quindi quello che ritiene plausibile. Ecco, aggiungo, ma ognuno di voi è lo stesso, ognuno di voi è questa storia, ognuno di voi è questa esibizione della sua autobiografia, che dica? Perché dirà quello che ritiene plausibile, no? In base ai criteri con i quali governa la sua vita, o ritiene di governarla, o è abituato a governarla. Benissimo, ma allora, se questa è la nostra situazione, mia, vostra, di tutti, dello scienziato, del teologo, che dice lui di parlare in nome di Dio, dice lui però, dov'è il paradosso? Questa era la domanda inquietante. Dov'è allora il paradosso? Dov'è il problema? Non ho forse il diritto di esprimere il mio sapere? Che il mio dire è il prodotto della mia provenienza, della mia storia di vita? E quindi ricavo i miei criteri, che sono per accidente quelli che sono, quelli che erano per Marx, quelli che erano per Darwin, quelli che erano per il reverendo White, vi ricordate, quelli che erano per il vecchio facinaio, no? Ognuno col suo mondo, la sua nicchia. Nelle nicchie delle nicchie, in un habitat comune, ma anche in un habitat distinto, ognun per sé, come si dice, no? E questo è quello che a questo punto ci sembra di dover mostrare, dire. E non è forse così? Non è che se tu apri bocca già mi dai conferma che è così? Come sto ricostruendo genealogicamente la nostra provenienza e la provenienza dell'essere umano nei suoi discorsi. Che sono la costante di minuscolo. Ogni volta quei discorsi, ogni volta il discorso del vecchio facinaio, che poi si è modificato nei tempi. Ma allora, se così non va bene, se questo ci rende altamente insoddisfatti, se uno scienziato avrebbe molte ragioni, e credo le articolerebbe con una certa forza, di dire no, scusa, un momento, fermi tutti. La teoria copernicana è vera. Vedremo, non oggi, ma in maggio prenderemo un esempio eclatante di questo modo di ragionare dello scienziato, no? Che dice, però questo è vero. Ecco, come vorremmo che invece fosse, se questo non ci piace, se questo è un paradosso? Come vorremmo evitarlo il paradosso? A me sembra molto semplice a questo punto esprimermi così e credo di ottenere la vostra, come dire, il vostro consenso. Come vorrei che stessero le cose per evitare il paradosso? Ma per esempio, faccio un esempio, che qualcuno dall'esterno, cioè uno che non è la mia storia, che non appartiene alla mia storia, che non appartiene ai miei discorsi, che è diverso, viene da un'altra storia, da altri discorsi, li potesse valutare per stabilire che verità essi incarnano. Sono veri, non sono veri. Beh, vedete, già questa proposta è inquietante, in questo senso che io vi posso chiedere, ma non è proprio quello che state facendo tutti e che sempre tutti facciamo? Che ascoltiamo un discorso e istintivamente, naturalmente, spontaneamente diciamo non è mica tanto vero, perché invece io direi. Allora, sostanzialmente, quello che noi vorremmo che le cose fossero e stessero è che di fronte a un discorso, ad un'autobiografia, a un'esibizione di una storia di vita che è la storia dell'universo concentrata in quel piccolo corpo lì, altri corpi prendessero le distanze, ma è quello che fanno sempre. È quello che fanno sempre, anche quando sono d'accordo. Anche quando dicono, mi convince, sì, va proprio così, ha detto una cosa giusta. Ma se dovessimo chiedergli, dilla tu allora adesso questa cosa giusta, ne dice un'altra. Non può che dirne un'altra, perché non può che declinarla nella sua storia, no? Perché di sicuro è questo che accade, no? Che è accaduto a Marx, è accaduto a Darwin. Che tutti hanno pensato, hanno ragione o non hanno ragione, dice il vero o non dice il vero. Quindi in questa ripetizione, trasformazione, sia in chi dissente sia in chi consente, non possiamo dire
molto semplicemente concludere dicendo: beh, signori, evidentemente questa è la vita del sapere. La vita del sapere è fatta così, è fenomenologicamente questo processo in cui ognuno di noi dice la sua storia e gli altri la ripetono, confutandola, mutandola, approvandola, ma cambiandola proprio perché la provano. E quindi non può andare bene così. E no. È chiaro che io dico questo e si crea nel contempo, si ricrea nel contempo un grande scontento. Non mi piace mica questo, perché sta dicendo che la vita del sapere è che nessuno mai sa questo sapere in maniera definitiva, cioè che di nessun sapere possiamo dire propriamente la verità, di nessun sapere possiamo dire quanto sia conforme alla realtà che dice. Ma allora diciamo tutto in maniera franca, in maniera esplicita. Quello che noi vogliamo, il paradosso che ci infastidisce di fronte al discorso che ho fatto sin qui, ognuno e la sua storia, eccetera, eccetera, eccetera. Il paradosso che ci infastidisce esibisce il fatto che noi vorremmo un'altra cosa, non soltanto che ognuno di noi si facesse carico di dire la verità o la non verità del discorso dell'altro, ma che il discorso potesse essere esaminato alla luce della realtà che dice. È questo che abbiamo nella testa. Facciamo un atto di, come dire, sincerità, di confessione. Questo abbiamo nella testa profondamente, che è un discorso. Mi convince, sarà vero nel momento in cui possiamo esaminare il fatto che corrisponda alla realtà che dice. Il fatto che alla luce della realtà sia conforme a quella realtà e che in questo senso sia vero. Ma se è questo che abbiamo in testa, io non dubito affatto che alla fine è questo che io per primo ho in testa, no? Se sento uno di voi che dice: ma per spiegare la società moderna bisogna ricorrere ai king del Tao, io dico: oh, molto scemo. Quindi che cosa voglio? Non mi piace, non mi va bene quella roba lì. E quando dico che va bene il mio discorso, sì, a parole dico che è la mia storia, non potrei che dire questo, ma nello stesso tempo lo propongo per avvalorarlo. Quindi in sostanza, per dire però io dico le cose come stanno. Quando dico non è vero per tutti che è così, cosa sto dicendo? Che le cose stanno così per tutti. E quindi sto immaginando un giudice che possa effettivamente giudicare dei discorsi in quanto possa effettivamente ricondurli a un confronto con la realtà di ciò di cui parlano. E allora io domando: ma chi potrebbe farlo? E allora qui il paradosso comincia a diventare un po' più, come dire, inquietante e interessante. Chi potrebbe farlo? Chi potrebbe tenere in una mano, già lo dicevano gli antichi scettici, dalla filosofia c'è sempre molto da imparare. Oggi impareremo una grande lezione dalla filosofia, da una filosofia. Chi potrebbe tenere in una mano un discorso e in altra mano la realtà di quel discorso, quella a cui quel discorso si riferisce? Ma chi? Chi potrebbe cioè guardare la realtà indipendentemente dal suo stare in un discorso, guardare la verità indipendentemente dal suo stare nel discorso? E chi potrebbe, come dire, fare questa operazione? Sciolta da ogni discorso, sciolta da ogni necessaria biografia, sciolta da ogni necessaria autobiografia. Sul mio onore, queste cose non esistono. Diceva Zarathustra al funambolo: sul mio onore queste cose non esistono. Nessuno può tenere in una mano i discorsi e confrontarli con la realtà di cui i discorsi parlano, cancellando l'istanza del discorso, cancellando l'istanza della biografia, cancellando l'istanza che io lo dico, con la mia storia, con i miei dintorni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché il sapere dei viventi umani che parlano e lavorano trova espressione nel discorso, in ciò che dicono a sé, agli altri, a come lo dicono. E quindi
non in quanto ci sarebbe una metafisica del discorso, ma perché questa traduzione è continua e contestuale alla nostra vita, a partire dalla quale siamo diventati infatti umani. Questa è la verità transitoria. E allora, come abbiamo detto poco fa, rendiamoci conto, questa è la vita del sapere. La vita del sapere non è il sapere della realtà, nel senso in cui noi lo vorremmo confrontare col sapere, stando fuori dal sapere, e vedere un po' se il sapere di Darwin è proprio quello della realtà. Le cose sono andate proprio così? Ma quali cose? Le cose di cui parla Darwin non sono mai esistite. Sono una ricostruzione del sapere, che ha molte conferme, molte prove, certo. Cioè, costruisce una mappa che è comprensiva. Vedremo poi alla fine di capire queste nozioni, la comprensione, la conoscenza, la realtà. Dovremo arrivare a un dunque, no? A uno scioglimento. Ma certamente, come dire, è una verità transitoria. E difatti è tanto transitoria che già non pensiamo più come Darwin, che i darwiniani non pensano come Darwin e che i post-darwiniani non penseranno come i darwiniani dopo Darwin. E che chissà come sarà fra mille anni, perché questa è la vita del sapere. È la verità transitoria sempre in cammino, così come l'abbiamo vissuta fin qui, per quanto noi possiamo ricordarla. E anche questo è transitorio, naturalmente, no? In cammino, ecco, adesso diciamo una cosa importante. Quello che è in cammino nella figura della verità, nella figura della credenza nella realtà, in una certa realtà che fa corpo con le operazioni veritative, verificazionistiche, quello che sta al fondo, ma proprio nel profondo della costante D, se vogliamo dire così, no? Che è l'altra costante. Ecco, io provo a dirlo con questa espressione. La verità e la realtà sono in cammino nel fondo oscuro della vita. Uno per uno in ogni vivente, come dico spesso, nella sua strozzatura. Evidentemente, quando dico nel fondo oscuro della vita, attraverso il fondo oscuro della vita, in ognuno, transita quella verità che è la storia di questa vita e quel senso di realtà che è la storia di questa vita, dico qualche cosa, ma è chiaro, no? Che è necessariamente al di là, che è qualcosa di più che reale, come direbbe Florinda Cambria per certi suoi versi, che qui non posso richiamare. È qualcosa di più che reale ed è qualcosa di più che vero. Perché transita nel fondo oscuro della vita, ma il fondo oscuro della vita quindi non è né vero né non vero, né reale né non reale, non si attaglia a queste categorie, perché le sorregge, le transita, le modifica, le vive. Nella sua strozzatura siamo epekeina, tessa lezeias, siamo al di là della verità. Se vero e reale sono parole, e le parole... come dire, compendiano tutta la loro storia, la storia di una vicenda infinita, eccetera. Se vero, reale, sono parole il cui senso appartiene al discorso e al lavoro del discorso come lavoro comunitario, non soltanto discorsivo, ma strumentale, naturale, eccetera, eccetera. Ed è questo lavoro che modella il significato delle parole, che cosa esse significano transitoriamente in quelle società e poi in altre, eccetera, eccetera. Quindi il mondo dei significati, appunto, se questo è vero, qualche cosa sfugge a tutto ciò. Qualcosa di cui non ha evidentemente senso alcuno chiedere che cosa è. Volete chiedermi che cosa è il fondo oscuro della vita? Vi fare sensato? Allora dite che questa espressione è insensata. Adagio. Un passettino alla volta. Un passettino alla volta. Ma soprattutto emerge una cosa per noi, per il nostro cammino, di quello fatto sin qui. Emerge una cosa grandissima. Emerge una lettura alternativa di Darwin rispetto a quella di Marx. Sì, è vero, Darwin ha detto che ci sono gli strumenti naturali. È vero,
Marx ha colto questo punto, poi lo ha accusato del fatto che lo leggeva all'indietro, no? Partendo dalla sua società, come se lui non avesse fatto altrettanto, va bene. Ma non è questo che abbiamo imparato da Darwin. Non è questo. Noi dobbiamo leggere, e a questo abbiamo dedicato le nostre letture darwiniane, eh? Noi dobbiamo leggere in Darwin il punto fondamentale, l'unità del sapere, l'unità dialettica, dinamica, storica del sapere. Così è fatto il sapere, dicevamo 10 minuti fa, no? Questa è la sua vicenda, attraverso quella espressione meravigliosa, che non è solo un'espressione, naturalmente, che è l'espressione delle emozioni, l'espressione delle emozioni che uniscono mondo naturale e mondo sociale, mondo dell'animale e mondo dell'uomo, perché a quella lui guardava per rispondere alla sua domanda che aveva rivolto, vi ricordate, anche a Chauncey Wright: ma come nasce lo spirito umano? Lì nasce, nella espressione delle emozioni. E allora riprendiamo un punto che abbiamo già letto, lo rileggiamo un'altra volta, della grande introduzione di Arturo Ferrari, di Gian Arturo Ferrari, all'espressione, Charles Darwin, l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. Vi rileggo questa frase che abbiamo già letto, ma che ora prende una luce molto... L'aveva già, ma non ce ne siamo accorti abbastanza. Io non me ne sono accorto abbastanza. Tutto infervorato com'ero dalla grande lettura di Marx, che certamente era una grande lettura, senza di quella mica sarei qui adesso a riprendere questo punto. Ma a questo punto adesso dice: guarda che Darwin non stava dicendo quello che ha letto Marx. E non stava dicendo quello che hai letto tu con le tue tre macchine, anche se sono utili le tre macchine, ma certo. Ma anche la teoria del Neanderthal è utile, ma certo, aiuta a comprendere, ad estendere i nostri concetti, i nostri significati sul fondo oscuro della vita. E Gian Arturo l'ha detto benissimo, diceva: quando Darwin parla dell'evoluzione, parla dell'evoluzione della vita affettiva attraverso una lunga vicenda che inizia nel Settecento. La vita emotiva, i sentimenti, la loro espressione si sono insediati però attraverso la sua opera, la sua visione, la sua grande intuizione, si sono insediati nel Sancta Sanctorum. Per l'Inghilterra vittoriana, ma anche per il resto d'Europa, occupano il centro, sono la parte più umana dell'uomo, la parte più umana dell'uomo. L'opera di Darwin mira al cuore di questa cultura spiritualistica, no? In origine filosofica, ma ormai largamente e imparzialmente diffusa, là dove si celava l'interiorità più gelosa, quella difesa dalla reazione al positivismo, là dove aveva sede la nobiltà dello spirito, là dove si parlava quel linguaggio dell'espressione più eloquente di ogni altro, la parola. Darwin insedia un'ombra ferina, è il senso oscuro, il fondo oscuro della vita, il fondo oscuro della vita che in realtà non è né ferino né non ferino, ma c'era bisogno di questo rovesciamento, questa intuizione meravigliosa. Darwin, al sentimentalismo vittoriano, Darwin propone una visita allo zoo di Regent's Park per chiarirsi le idee sul significato proprio delle più celebrate espressioni: l'arte, la poesia, lo spirito, il Geist. Ma il Geist è il lavoro dell'espressione, non è altro che il lavoro dell'espressione nel fondo oscuro della vita espressiva, della vita che si relaziona espressivamente. In questo cauto coraggio, un misto di circospezione e di determinatezza con cui Darwin apre la via a un'idea stratificata della mente, la matrioska, e della psiche, in cui l'inconscio è il deposito più profondo dell'evoluzione, e Pekina stessa Lezeias, sta uno dei tratti dell'opera che ancora oggi si offrono in maniera geniale, diciamo così, al lettore. E allora emerge un'altra lettura. Emerge la lettura per la quale emozione più strumento uguale a vita più verità. In tutte le forme.
Quindi, quando Darwin sogna un'unica scienza, un unico sapere che dia conto della esistenza di tutti i viventi sul pianeta, non pensa affatto all'evoluzione degli strumenti. Ecco l'arbitrio della lettura marziana e alchimia, naturalmente, no? Non pensa affatto a questi strumenti come la intende in certo modo Marx, genialmente, anche noi, ma pensa allo stato, allo stratificarsi inconscio delle emozioni, alla loro espressione fisica, corporea, al loro prender corpo e diventare corpo ed essere corpo. Un'onda, avevamo detto col concetto di macchina, no? Un'onda che coinvolge nel profondo tutti i viventi, il fondo oscuro della vita che mi è trasmesso dai miei genitori, dai miei geni, da quello che volete dire, no? Che dice il sapere, che si espande negli umani come un'onda ferina, diceva lui, no? Legame unitario con la vita animale che, specificandosi tramite la parola, costituisce la sostanza della vita dello spirito. E qui vale la pena di ricordare proprio il punto nel quale Darwin, se lo ritrovo, sì, forse qui, no, non è qui, eccolo qui, è al cartiglio 20. Io vi invito con pazienza, quando potete, se potete, di riguardare i cartigli. Sono una grande esperienza di sintesi, no? Perché con uno sguardo ci si orienta e si riprendono le tappe del cammino, ma si arricchiscono. Ricordavamo nella stazione sesta il grande sogno è l'emozione l'espressione dell'emozione, eccetera, eccetera, che nell'autobiografia, un passo che abbiamo letto dell'autobiografia di Darwin, dove Darwin si riferisce a Charles Bell, che aveva studiato l'espressione delle emozioni, e capovolge totalmente Bell, è una cosa importantissima quella che succede lì, perché Bell diceva che i muscoli era un credente, diceva che i muscoli del viso sono stati creati dal buon Dio per dar luogo all'espressione, così che io possa fare e sono allegro, e sono triste e cupo, e quindi creo una relazione intersoggettiva, no? Attraverso l'espressione delle emozioni facciali, no? E Darwin diceva: bravo, ho imparato molto da Bell, con quel suo modo all'inglese, no? Come diceva di Spencer. Ah, è un grande pensatore. Non ho imparato niente da lui, ma è un grande pensatore. E così di Bell dice: no, no, bravo, Bell è proprio davvero uno bravo. Peccato che io non posso essere del tutto d'accordo con lui, non è per niente d'accordo, del tutto d'accordo con lui, perché in realtà l'espressione è lei. Come azione, come atto, come azione dell'esprimersi che crea i muscoli, che crea la faccia, che crea la maschera. È lei che crea questo effetto associativo, perché in principio appunto è l'azione, come commentavamo noi, no? E quindi in principio è proprio questo luogo della espressione del fondo oscuro della vita che crea la vita dello spirito. Dello spirito animale, dello spirito sociale e di tutti quelli che voi volete. Allora, se questo grande ribaltamento, che non so se lo vedete, il sentimento profondo dell'essere in vita, dell'essere nell'affetto vitale associativo dell'azione espressiva, queste sono parole proprio, come dire, centellinate e raffinatamente costruite un po' col lessico di Darwin e un po' col nostro, no? L'essere, il sentimento. Chi non ha il sentimento profondo dell'essere in vita? Come ti svegli al mattino? Hai il sentimento profondo dell'essere in vita, cioè dell'essere un affetto vitale e un effetto vitale associativo tramite l'azione espressiva. Buongiorno, com'è il tempo? Eccetera, eccetera. Ora mi tocca un buon caffè. Ecco, questa universale animazione che noi in forma anticartesiana abbiamo nominato come macchina, sentimento profondo dell'essere in vita, viene subito in mente una cosa, o almeno per un tipo fatto come me, viene subito in mente una cosa, ma viene in mente anche a molti altri, eh? Il sentimento profondo, l'oscuro sentimento dell'essere in vita, già,
il sensus sui, il senso di sé. Ecco che emerge un ricordo, vedete, un fantasma, una voce dimenticata, una via all'ingiù. Badate, una via all'ingiù che in qualche modo avevamo rianimato non proprio questa, ma i suoi dintorni, nel seminario di filosofia del 1920, I confini dell'anima, musica e cosmologia. La via della filosofia cristiana occidentale, la filosofia occidentale non può che essere anche cristiana, ovviamente, ma quella eterodossa, no? Quella continuamente emarginata, quella continuamente dannata nella memoria, quella continuamente condannata da Telesio a Bruno. E anche qui, il sensus sui emerge in una figura scomparsa, dispersa, perduta, che ha però un nome ben preciso nella storia della filosofia, è un grande nome, che ovviamente è quello di Tommaso Campanella, la cui grande disgrazia è comune a quella di Vico, la cui grande disgrazia è Cartesio. È il successo incredibile, grandioso, strepitoso, giustificato per molti motivi, ma anche limitante per tantissimi altri. È il successo incredibile nell'Europa del 600, del 700, dell'800, del 900 di Cartesio, che è ridotto al silenzio, o come nel caso di Campanella, peggio, ha fatto fraintendere completamente quello che Campanella diceva, intendeva dire, quando usava l'espressione che mi è. Cortocircuito mi è venuto in mente, sensus sui. Ecco, io proporrei di dedicare un po' di tempo oggi a rianimare questa voce e a vedere che cosa voleva dire lui quando diceva. E allora scopriremo due cose importantissime, che le filosofie, come lui diceva, rinascono dopo 3 giorni o dopo 3 secoli, ma rinascono. Cioè la loro rilettura si attaglia ad una lettura all'indietro del presente che trova motivo nella loro ripresa di una illuminazione senza di loro che non sarebbe stata possibile e quindi di una rianimazione che è insieme una rianimazione di una nostra storia perduta, di una nostra storia dimenticata, obliata, trasformata, mal interpretata. E in secondo luogo, che forse la filosofia aveva pensato di più relativamente a quello che sin qui siamo riusciti a dire di questo problema del paradosso del cammino del sapere. Anzi, ci aiuta, io credo, ci aiuta a fare luce su questo paradosso del vedete il sapere fatto così, cioè, e come la mettiamo allora con la verità, cioè, e come la mettiamo allora con la realtà. Forse un breve percorso, non può che essere breve, attraverso il sensus sui, di campanelliana memoria ci può essere utile. Allora io mi fermerei qui, facciamo una pausa di 10 minuti e poi riprendiamo dal grande Tommaso. C'è pure un grande Tommaso che ci sta ascoltando. Possiamo andare? Allora riprendiamo Tommaso Campanella, stilo 1568, Parigi 1639. Vi leggo subito un paio di frasi di Giovanni di Napoli, che è il curatore di questo meraviglioso libro, sono 3 volumazzi così, Introduzione alla Universalis Philosophiae Seu Metaphysicorum Rerum Juxta Propria Dogmata, cioè la metafisica,
di Campanella, che è stata tradotta con testo a fronte da Zanichelli nel 1967, la collana di filosofia moderna diretta da Luigi Pareson, molto bella, sono volumi preziosi. Ecco, nella introduzione Giovanni di Napoli dice anzitutto alcune cose che vorrei che ascoltaste, importanti per introdurci. Abbiamo poco tempo e dobbiamo lavorare di fino e con felice, come dire, inserimento nei punti nodali. Dice di Napoli: è evidente che Cartesio nutriva poca o nessuna stima per il Campanella, lo ebbe vicino a Parigi negli ultimi anni della vita del Campanella. Oltretutto Campanella era famosissimo a Parigi, era l'amico di Richelieu e quando morì ebbe funerali trionfali. Un finale di vita dopo una vita disgraziatissima, piena di sventure, 27 anni in galera del Papa, eccetera, eccetera. Ma naturalmente Cartesio, naturalmente per tante ragioni, non lo amava per niente, perché Campanella affermava, scrive appunto il Di Napoli, affermava finalismo e senso in tutto, la presenza di un senso e di una finalità in tutto. Non poteva trovare ascolto questo pensiero presso un pensatore come Cartesio, che riduceva il cosmo ad una immensa macchina, la macchina cartesiana, che abbiamo rievocato anche noi. L'autocoscienza campanelliana, che certi critici hanno avvicinato a quella di Cartesio, e c'è altre che, e come non se ne può più di questa comparazione tra il sensus sui di Campanella e il cogito cartesiano, dove il cogito sarebbe molto più moderno e più profondo. Non c'entrano niente l'uno con l'altro, se vogliamo essere generosi, diciamo così. Ecco, questa che certi critici hanno avvicinato a quelli di Cartesio era in tutt'altra linea e non poteva costituire in alcun modo un precedente storico, mentre tutti dicono Campanella ha preparato però male, no, in maniera non perfetta, il cogito cartesiano, che è una gran balla, è una tattica puramente, come dire, neoscolastica per imporre la nuova scienza, la nuova scolastica scientifica. Grandissima operazione, per carità, ma quella, non questa. E quindi non si trova riscontro in Campanella, non è qualche cosa che costituisce un precedente storico. Quella di Cartesio è la coscienza del dubbio, a cui viene ridotta l'essenza dell'anima. Quella di Campanella invece è l'autopresenza, ecco, questo è detto benissimo, il profondo, il sentimento profondo, dicevo io prima, no? L'essere presente a sé, l'attenzione vivente, no? È l'autopresenza construtturale di quell'ente che è l'anima, la quale si pensa perché e in quanto è, anzitutto è un intelligere abditum, un intendere nascosto. Certo, non è che io mi alzo al mattino e dico: guarda come sono attento a me stesso, guarda come sono, diciamo, presente a me. No, ma lo sono, no? E nascostamente questo è il sostrato attraverso il quale passa tutto il resto e si declina e si scrive e si traduce tutto il resto. Ecco, questo intelligere abitum è tesi che non trova riscontro nella cartesiana cogitatio, anzi, la cartesiana cogitatio è una pura astrazione intellettuale, argomentata, argomentativa, per salvare appunto la rivoluzione scientifica cartesiana dalla condanna della Chiesa, questo è il problema. Purtroppo, per la sua stessa imponenza di documenti, per la sua redazione in latino, per il suo stile vulcanico, per le avventure dell'autore, avventure incredibili, l'opera filosofica di Tommaso Campanella non ebbe più seguito. Il suo pensiero fu più o meno presente sul piano politico solo attraverso la Città del Sole, la famosa utopia politica. Intesa però come mera utopia, non come rivoluzione reale, e il dissenso del senso delle cose della magia come posizione di fantascienza. Fece eccezione Gioberti per i problemi di estetica e per l'indirizzo del guelfismo federalistico, secondo me gli diede la botta, il colpo di grazia definitivo. Esule in Francia. E ancora è sempre lottando contro tante incomprensioni dovute in parte anche al suo temperamento, non c'è dubbio. Il Campanella scriveva:
quasi presago, al Granduca Ferdinando de' Medici. Scriveva così: «Il secolo futuro giudicherà noi perché il presente crucifige i suoi benefattori, ma poi resuscitano il terzo giorno o al terzo secolo». Che sia del terzo giorno, per il campanella il terzo secolo pare almeno avviato alla sua resurrezione come riscoperta dell'autentico significato storico e teoretico di un pensiero che si consostanziò col dramma di una vita. Ecco, del dramma di una vita io non ho molto tempo qui per... metterò, credo, qualche cosa nelle considerazioni. Si sa che la vita di Campanella è una vita travagliatissima, interessantissima, di famiglia poverissima, come tanti giovani pieni di talento. Andò nella chiesa a cercare una cultura, una educazione. 27enne, scusate, e nel 568, dopo essere nato a Stilo, a 14 anni indossò l'abito di frate domenicano, quindi proprio i frati, i cani del Signore, no? Bianco e neri, difensori dell'ortodossia, proprio lui, figuriamo. E come era uso, cambiò il suo nome, no? In quello di Tommaso, perché il suo nome originario era Giovanni, era una nuova nascita, no? Ma Telesio, diciamo così, in realtà... scusate, Campanella era in realtà un grande lettore di Telesio, sin da giovanissimo era l'ammiratore di questo innovatore della fisica, innovatore della filosofia rinascimentale, cosa che non piaceva ai suoi superiori, che lo perseguitarono in tutti i modi. Lui voleva andare a trovare Telesio, non ci riuscì, lo vide semplicemente cadavere nella sua tomba, nel momento in cui nella bara lo portavano al Camposanto. Poi fuggì in giro per l'Italia, andò a Firenze, andò a Bologna gli rubarono tutti i documenti, tutti gli scritti che poi gli rinfacciarono nelle varie accuse e i vari tribunali ai quali venne assoggettato. Conobbe a Padova Galileo, poi organizzò addirittura, ma sto dicendo in due minuti perché non abbiamo tempo, organizzò addirittura una rivoluzione. Erano gli anni delle rivoluzioni, della rivoluzione religiosa, della rivoluzione luterana, protestante, e della controriforma cattolica, cioè gli anni decisivi in cui si trattava di decidere della nuova umanità. E lui organizzò da Stilo addirittura una rivoluzione contro la Spagna, che era allora proprietaria di quei territori del sud, non del tutto, diciamo, in dispiacere del Papa, che si sentiva un po' assediato dalla Spagna. Tentò una rivoluzione in accordo con i musulmani, organizzò, diciamo così, un'invasione musulmana per una riforma e una liberazione dei territori e una riforma di tutta la cultura e la società, come poi scrisse nella sua utopia, no? Che è quella che poi, come dire, noi studiamo ancora e che più ci è rimasta familiare. Ma la congiura da Catanzaro, partirono due denunce anonime e vennero tutti arrestati i congiurati. Campanella cercò di scappare ma venne ripreso. Il 13 settembre 30 galere turche vengono al largo di Stilo, ma non vedono i segnali convenuti e ripartono, e la congiura fallisce in questo modo. Il Papa riesce a ottenere dalla Spagna, che lo voleva morto naturalmente, di trattare lui la questione di Campanella, e Campanella, come si sa, è un episodio famosissimo, salva la sua vita attraverso un trucco, diciamo così, un espediente dolorosissimo che soltanto un uomo di una forza, di carattere e di un coraggio ineguagliabile poteva sopportare, cioè si finge pazzo e viene messo a tortura, ma nelle torture più tremende, l'ultima, la tortura della veglia. Lui riesce a superare tutte le torture continuando a rispondere a vanvera, ma naturalmente non lo credevano, non gli credevano, e non di meno non riescono a dimostrare che sta mentendo, che sta fingendo. Ben inteso, quando lo sciolgono dall'accusa,
passerà 6 mesi tra la vita e la morte per aver affrontato questa terribile serie di sevizie. Dopodiché viene condannato al carcere a vita e passerà 27 anni nel carcere del Papa. Ma dal profondo del carcere oserà alzare la voce per difendere Galileo quando Galileo sarà accusato e condannato a sua volta. Ma la cosa più straordinaria è che, siccome gli hanno tolto la possibilità di scrivere, nel carcere, stando in 27 anni, chissà com'erano i carceri di allora, beh, diciamo così, in maniera paradossale, scrive la metafisica, questi 3 volumi che ho qui, no? Scrive la metafisica come? Usando la memoria come carta, come supporto. Cioè pensa una frase, la manda a memoria, la ripete, andiamo avanti. Una seconda frase, la manda a memoria, la ripete, andiamo avanti. Ecco, poi il tutto sarà stampato a Parigi molti anni dopo. Ma non solo questo, ma anche altri scritti sono preparati così nei lunghi anni di detenzione. Verso la fine di questa detenzione, addirittura, siccome lui è un astrologo, è un mago, è un astrologo, siamo nel Rinascimento, il Papa lo fa uscire di nascosto la notte, lo fa risalire alle stanze vaticane per farsi fare gli oroscopi. Insomma, è un mondo incredibile, ragazzi. È un mondo inaudito. Leggere queste cose è divertentissimo. E alla fine, insomma, il Papa ottiene dalla Spagna il permesso di farlo uscire dal carcere. Ma si mettono in moto altre congiure. Lui viene in qualche modo associato a queste congiure, quindi il pericolo di tornare in galera. Viene salvato dall'ambasciatore francese, che naturalmente ce l'ha con gli spagnoli. L'ambasciatore francese, travestito in maniera rocambolesca, riesce a trasferirlo a Parigi e qui a Parigi vive gli ultimi tempi della sua vita, molto onorato, molto rispettato, molto ascoltato. Il cardinale Richelieu è uno dei suoi protettori e muore appunto a Parigi dopo aver prodotto lì alcune delle sue, stampato lì gran parte delle sue opere. Ecco, detto questo però, vorrei fare un po' il punto rapidissimo, un punto rapidissimo su quella che è la visione generale di Campanella. Vediamo se riesco a ricostruirvela in maniera accessibile, in maniera sintetica, ma di una qualche efficacia. Allora io proverei a dire così, è una sintesi che già ho fatto, che ora riprendo. Il contenuto della metafisica di Campanella, che è modellato, come abbiamo visto, sulla fisica di Telesio, De rerum natura iuxta propria principia, qui è iuxta propria dogmata, no? Ma che va molto al di là, in verità, della giovanile ispirazione di Telesio, del quale non diciamo nulla, ma ci sarebbe molto da dire. I principi della metafisica sono i principi dell'essere, che sono nell'ottica campanelliana tre, e si identificano con quelle che lui chiama primalità, le primalità, termine bellissimo, col quale io, come dire, proponevo di tradurre la firstness, la secondness e la thirdness di Peirce. Non mi ha seguito nessuno, tutti continuano a dire primità, secondità, terzità, non abbiamo il coraggio della nostra cultura. Così bello, no? Dire primalità, se perché ha un senso metafisico profondo, no? Queste primalità sono possanza, senno e amore. Possanza, senno e amore. Anche lui tre macchine. Possanza, senno, amore. Non si tratta di una novità sul piano della teologia. Si può ricordare, per esempio, attraverso San Tommaso, Dante: fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il grande amore. C'è una grande tradizione qui dietro, no? Come capite? Ma originale è il metodo della trattazione che ne fa Campanella e gli dice che ogni cosa ha potenza in quanto può essere e agire. Ma questa è proprio la potestas, lui dice potestas, è la potenza di Bruno, questa è la potenza di Nietzsche, è la volontà di potenza di Nietzsche, no? Chiarissima in maniera, e Nietzsche la prende da Spinoza. E non sa che Spinoza a sua volta ha dietro le spalle tutta la filosofia rinascimentale italiana, eccetera, eccetera. Quindi ogni cosa ha potenza in quanto può essere ed agire, ogni cosa ha quel sapere innato di sé, ecco il senso suo, sapere innato di sé, e quel sapere acquisito dall'altro da sé.
che diventa altro da sé in riferimento all'insé, e l'insé è tale in riferimento all'altro da sé. E quindi ogni cosa allora, guardata sotto questo profilo, in quanto è innata in sé e esposta all'altro, ogni cosa è dotata di sensibilità e consente assieme a tutte le altre. Da qui Campanella trae i principi del suo universale animismo e della sua magia, che ricorda anche radici molto orientali che sono state studiate nel seminario delle arti dinamiche da Florinda Cambria, ma ne parlerà lei stessa se vuole. Ogni cosa ama il proprio essere e tende a conservarlo. Ogni primalità conferma il principio campanelliano per il quale ogni cosa si riferisce alle altre, essendosi prima riferita a se stessa. Capite che qui è stato tutto letto in chiave cartesiana che non c'entra niente. C'è questo senso sui originario che per differenza crea il senso dell'altro da sé. Può agire sulle altre perché innanzitutto può agire su se stessa, cioè sul proprio corpo. Sta esattamente dicendo quello che dicevamo un'ora fa, quando ricordavamo la difesa della filosofia nel Novecento incentrata sul corpo. Dove era il mio corpo? Si chiedeva Tommaso di Dio, no? Con un bellissimo germoglio mentre ascoltavo il seminario. Dov'era? Dov'è il mio corpo? Questo corpo è il luogo originario, evidentemente, no? Il luogo originario di ogni relazione. Quindi ama le altre in quanto prima conosce e ama se stessa, ma nella costituzione delle singole cose non entrano solo le primalità dell'essere. A esse si accompagnano tre primalità del non essere, come ovvio, cioè l'impotenza, l'ignoranza e l'odio. Qui sembra proprio Dante, eh? Così ogni cosa nel suo intreccio di essere e di non essere si presenta al tempo stesso finita e limitata. Ha potenza, ma è anche impotente. Conosce, ma anche ignora. Attenzione, attenzione su queste. Conosce, ma anche ignora. Non vuol dire. Conosce, però, no, in quanto conosce, ignora. Cioè le due cose vanno insieme. Ogni conoscenza è anche una ignoranza, perché è una conoscenza addita, che si iscrive nella conoscenza abdita, come vedremo fra breve. Ma anche presuppone l'odio a tutto ciò che è diverso da sé. Ogni ente si riporta pienamente a se stesso, ma in maniera confusa, alienata col rapporto con l'esterno, e quindi in questo senso in forma nascosta, abdita, mi riporto a me, ma in quanto perché mi hanno aperto la finestra al mattino e le luci mi hanno svegliato. E nel sottofondo c'è quello che noi abbiamo chiamato sensus sui, il sentimento profondo dell'essere in vita, ma che rimane nascosto e che rimane alienato. Sono analisi formidabili, no? Mentre all'altro da sé si riporta in maniera limitata, aperta appunto all'incertezza e all'errore. Ma è proprio questo tipo di rapporto che delimita l'individualità, il corpo singolo, il confine privato della cosa rispetto alle altre cose. Anche Dio, come qualsiasi altro ente, è potenza, sapienza, amore. Ma in lui le tre primalità hanno solo il significato dell'essere ed escludono il non essere. Perciò sono infinite e illimitate. Questa è la matriosca. Dio ha un senso innato di sé che non viene turbato da alcuna nozione che si aggiunga dall'esterno, che sia addita, aggiunta, essendo tutte le creature interne al concetto di Dio, e che non si trasforma come nell'uomo in un sensus abditus, in una conoscenza nascosta, no? In conoscenza di sé quasi dimenticata. Dio è nella luce della infinita presenzialità di sé a se stesso. Ecco, detto questo in una maniera molto sintetica, molto purtroppo povera per quello che possiamo fare in questi brevi frangenti, adesso io prenderei qualche punto, se sono felice, diciamo così, se mi va bene, qualche punto, diciamo così, della metafisica, partendo dal Tractatus De Primalitate. Tractatus De Primalitate. Lo prendo dal terzo volume, vedete, faccio questa operazione che vi dichiaro.
onestamente, vado a vedere, per ragioni di sintesi, l'indice, quello che in maniera ampia Campanella ha scritto come indice sommario, e tocco alcuni punti. Trattato della primalità. Ciascuna cosa è perché lo può. Attenzione, perché queste sono frasi di una pregna. Ciascuna cosa è l'essere di una cosa? L'ontologia, non esiste l'ontologia. L'ontologia è una fantasia della mente, una fantasia dell'intelletto, un intellettualismo totale. Non c'è l'ontologia, c'è la potenza. C'è il poter essere e il poter essere quello che fai, quello che si fa. Ciascuna cosa è perché lo può. E come e quando lo può? La potenza è principio costitutivo dell'ente. L'atto e la potenza passiva o attiva o operativa si riducono alla potenza dell'ente. Voi capite che questo è Spinoza, ma anche Hobbes per certi versi, no? Sono qualche cosa di molto vicino. Altra cosa. Tractatus de secunda primalitate. Tutti gli enti sono dotati del senso del proprio essere, sensus sui, e della propria conservazione. Questo è proprio Spinoza. Eh? E sono, si conservano, operano ed agiscono perché sanno. E vedete, saper fare, quello che noi mettiamo al primo posto, il saper fare. Il sapere in quanto saper fare, poi il sapere in quanto saper dire, certo, ma innanzitutto sapere in quanto saper fare. In quanto sono, si conservano, operano e agiscono perché sanno, pertanto la sapienza di essere è un principio originario, la sapienza di essere. Sapienza di essere è il sentimento profondo dell'essere in vita, è il sensus sui aptitus. E ancora, i filosofi della natura. La conoscenza consiste nel fatto che il conoscente è lo stesso conosciuto, quindi ogni ente conosce se stesso perché è se stesso e l'anima conosce se stessa con una conoscenza abdita, nascosta, per la quale motivo, per il quale motivo pare che essa ignori se stessa. E già noi continuamente siamo dimentichi di noi stessi e tutti estroflessi nella sapienza addita, quella che ci viene per aggiunta da fuori, no? Che è l'alienazione del nostro essere, ma in realtà è la profonda unità. Eh? Ci può essere un'aggiunta perché c'è una preventiva disposizione a essere l'unione con l'altra cosa. Tutti gli enti sono dotati dell'amore della propria conservazione e l'amore è principio di esse. Quindi l'appetito naturale implica la radicale autoconoscenza, l'espressione delle emozioni. Vi rendete conto? L'appetito originario è proprio l'espressione delle emozioni di cui parlava il nostro Darwin. Tutti gli enti esprimono ogni atto e affezione per amore del bene, il piacere è il bene come principio dell'amore ed esso è senso e sapore dell'essere e del conservare l'essere, sapore. Questo ci ricorda proprio delle lezioni di Florinda Cambria, no? Sul sapore della cultura indiana, no? L'amore del proprio essere è detto essenziale, mentre accidentale è detto l'amore dell'altrui essere. L'amore con cui tutte le cose amano Dio è essenziale e trascende l'amore del proprio essere. Tutti gli enti sono costituiti dall'amore, dalla sapienza e dalla potenza, come da tre principi eminenziali. Dalla potenza procede la sapienza e da entrambe l'amore, con una processione interna ed essenziale. Capite cos'è il sensus sui? Vedete questo cammino interno? Pensate il bambino appena nato, no? Il bambino che si apre alla vita, si apre alla relazione con l'esterno, che comincia così, no? Con l'amore di sé, cioè si protegge, si nasconde, chiude gli occhi perché c'è troppa luce, si ripara perché c'è troppo rumore, ma poi un po' alla volta si apre e aprendosi un po' alla volta impara la potenza e la sapienza di quel che sa fare e attraverso quel che sa fare si mette in relazione con quel che amerà perché lo sa fare e perché lo incontra sulla base di questa profonda abdita sensazione di sé. Ciascun ente è ciò che può essere e sa essere e vuole essere.
perfetta proposizione dell'etica. Ecco, detto questo, io mi fermerei qui sulla base di queste notazioni così succinte di cui mi scuso, e invece andrei senz'altro al sensus sui, a queste paginette fondamentali per noi, che sono di un'utilità, vedrete, estremamente preziosa. Quindi qui siamo sul secondo libro della Metafisica, e siamo al capitolo settimo, trattato della seconda primalità. C'è un trattato della primalità, della seconda primalità e della terza primalità. E leggiamo, e qui siamo al punto. Tutti gli enti sono dotati del senso proprio, del senso del proprio essere e della propria conservazione. Entia omnia, sensus sui esse et conservationis donata esse. E sono, si conservano, operano e agiscono perché sanno saper fare. Sanno afferrare, sanno guardare, mettere a fuoco, sanno identificare i suoni. Pertanto la sapienza di essere è un principio originario, la sapienza di essere, il fondo oscuro, indeclinabile, onnipervasivo, onnicircuitante, non oggettivabile, che nessuna scienza può oggettivare, perché è pekeina stes aletheias, al di là dell'essere e del vero, è primale, è primordinale rispetto all'essere e al vero, così come è stato dimostrato dalla potenza nelle pagine principali. È stato già chiarito che ogni ente è o opera o agisce o inesiste, io delle volte dicevo insiste, o soggiate, soggiace o assiste o sussiste perché lo può, sulla base della sua potenza di essere. Il suo essere e la sua potenza, abbiamo visto, sono il medesimo. Inoltre, il sussistere, il soggiacere, l'operare, l'agire, l'inesistere, sembra un esistenzialista, no, che parla, specificano un modo di essere il cui originario principio è la potenza, potestas, la quale non è essenzialmente distinta da essi, la stessa cosa si realizza nel corpo, nell'azione del corpo, vi ricordate? Contro Bell, no, è l'azione del corpo che ti dà i muscoli, è questa azione che si muscolarizza, diciamo così, no? Ogni ente, infatti, consta della potenza di essere, nel senso di essere e dell'amore di essere, come Dio, di cui porta l'immagine o il vestigio, e come l'operazione che è estensione dell'essenza. L'operazione che è estensione dell'essenza non si realizza se manca il poter camminare, e neppure se manca il senso del camminare o la volontà di camminare, così neppure l'ente può essere se manca esso uno di questi principi. Più chiaro di così, più bello di così, no? Se non cammini non sei, e se cammini sei quello lì, quella cosa lì che cammina, no? Che può quello, e questa è la tua sapienza, e da questa sapienza nascerà anche il tuo amore, la tua autoamore, l'auto, come dire, difesa del tuo essere, ma anche l'amore dell'altro nell'incontro con la sapienza addita, quella di cui, come dire, inevitabilmente hai conoscenza e ignoranza, perché è addita, non è dentro di te, è fuori di te, e quindi è inesauribile, è infinita, solo Dio ce l'ha tutta, no? Nell'ottica campanelliana. È chiaro, no? Ecco, noi vediamo che l'ente è perché sa di essere, e non esiste alcun ente che ignori se stesso. È così chiaro. Se no, che ente è? L'ente è in quanto è questa sapienza abdita, questo senso sui. Infatti esso si difende contro non ignoti enti distruttivi di esso, perché la sapienza è il principio dell'essere e del conservare l'essere. Questo è di una modernità assoluta, eh? La cosa ci è più evidente negli animali. Vedi? Anche qui Darwin avrebbe potuto trarre molta ispirazione se Campanella fosse stato noto. In vero, essi sentono appunto per conoscere gli enti contrari e nemici, distruttivi del loro essere, e sfuggirli, onde non venirne annientati. E inoltre per conoscere invece i simili e gli amici, gli enti utili che li conservano,
e perseguirli e cercarli e procurarseli, perciò l'ignoranza è causa di morte. Uno è ignorante perché muore, perché il limite della sua vita è appunto l'ignoranza, che è insieme morte, che è insieme distruzione del poter essere del suo ente, che non può oltre, diciamo così. Infatti, se la pecora ignora che il lupo è il suo distruttore, non lo sfugge e si lascia uccidere. E se non sente il dolore delle spine, i colpi di bastone o di pietra, si lascia pungere, spezzare, annientare. Parimenti, se non conosce che l'erba le giova alla vita, non la mangia, andando incontro ad una inevitabile morte. Pertanto le cose che perdono il senso del gusto, questo è proprio Nietzsche, la sapienza come gusto. Originariamente sapore, sapere come sapore, si astengono dal cibo e periscono. È pacifico per tutti i filosofi che i sensi e i sensori sono stati dati per la conservazione dell'essere, in modo cioè da percepire le cose utili e le nocive, sfuggendo queste e perseguendo quelle. E siccome gli animali hanno bisogno di conoscere, non solo i mali e i beni presenti, ma anche quelli assenti, sono state date ad essi la memoria e la capacità di giudicare le passioni future in base a quelle passate, a sfuggirle o a seguirle e dal simile riconoscerle e discorrere. Per questi essi hanno avuto bisogno del discorso estimativo. Siamo alla terza macchina, ragazzi. Per questo gli animali intelligenti nel loro sviluppo, che già sanno proteggersi, no? E conservare il loro essere perché hanno quella potenza che è anche conoscenza nei limiti della loro ignoranza, che è anche morte. Cosa volete di più? È un quadro meraviglioso, no? Però anche hanno avuto bisogno del discorso estimativo, che non è giudicativo, non dice che è bene, che è male, tutte queste cose sono completamente assenti da questo testo. Non c'è né bene né male, come in Nietzsche, come Spinoza. Per questo vi dico, è Bruno, Spinoza e Nietzsche. Non c'è né bene né male, ma c'è lo stimare, quello che dicevamo poc'anzi quando parlavamo dei criteri. Con quali criteri organizzo il mio habitat? Criteri che mi vanno bene, che mi fanno stare bene, che accrescono la mia potenza, direbbe Spinoza, e Nietzsche, figuriamoci, no? Aggiungerebbe la mia volontà di potenza, perché la vita è volontà di potenza, è la stessa cosa, quello che Schopenhauer non ha capito, no? Quindi è dal simile riconoscerle e discorrere. Per questo essi hanno avuto bisogno del discorso estimativo, che è un sentire nel simile, e dell'intelletto, che è senso di una cosa assente, di una cosa occulta, o di una classe di cose. Essi vengono conservati col senso e con la conoscenza, e quando perdono totalmente queste facoltà, perdono totalmente anche l'essere animale, come quando perdono la potenza di essere. Vedete l'espressione delle emozioni, questo cammino interno dell'animale vivente che diventa conoscente, potente, discorrente, estimante. E in questo senso anche amante della vita. Essi, e ci siamo, generano appunto pure attraverso uno squisitissimo senso venereo. E poi hanno, non conoscono solo, hanno anche il senso venereo. E quelli che sono privi di tale senso non generano e quindi non si conservano nel loro simile. La ragione di generare si rivela essere la sapienza. La ragione di generale è la vera sapienza che conserva la potenza, trasmette la potenza, no? Con la quale essi presentiscono sia pure occultamente la propria mortalità in se stessi, cioè la potenza venerea, il senso venereo, dice già del fatto che l'animale oscuramente sa che morirà. In questo senso non è del tutto vero che soltanto gli esseri umani sanno, lo sanno sul piano dell'intelletto, certo, lo sanno sul piano del discorso, ma il fatto che l'animale spesse volte rischi la vita o dia la vita per poter generare, lo vede, come già diceva Aristotele, no? Connesso ad una, come dire, profonda, un profondo istinto che gli dice: tu hai uno scopo qui su questa terra. Generare un altro simile a te, diceva Aristotele, perché tu, la tua potenza finisce e hai tanta potenza sinché puoi generare, poi quando hai generato muori perché non hai altro da fare nella vita che generare.
altro simile a te. Darwin aggiungerebbe: sì, un pochettino diverso, perché la vita si conserva nella mutazione continua, e allora questo anche spiega perché non siamo eterni, perché i corpi non sono eterni, perché i corpi sono questo mosaico dentro la grande, il grande vortice, no? Grande vortice della matrioska, che ricombina continuamente le relazioni e che in questo modo le rende vitali, viventi, progressive, non ripetitive, diciamo così. La sapienza con la quale essi presentiscono, sia pure occultamente, la propria mortalità in se stessi, e per questo generano enti simili a sé in cui vivere, dentro cui vivere. E ultima cosa che vi leggo, brevissimo, anche la stessa materia, quindi, anche quello che noi chiamiamo materia, ha la potenza di sentire, perché ha la potenza di sostentare le forme. Sostentare le forme. La materia, la pura materia, non c'è, la materia è sempre formata e questa forma è il sensus sui della materia, per dire così, no? Onde si dice pure che le appetisce, e in verità, dato che l'appetito si trova in tutte le cose, il desiderare qualcosa di diverso da quello che si è. E nulla può venire desiderato se prima non è conosciuto, come dimostra lo stesso San Tommaso. È senza dubbio necessario che tutte sentano. Beh, è evidente che qui non abbiamo una dottrina della sensazione fisiologica alla luce della modernità, della biologia moderna, è un sentire metafisico, se si può dire così, no? Che nasce da queste tre primalità fondamentali, Ponzine, quelle che poi organizzano la città del sole, la grande rivoluzione della città del sole. Quello che appunto nella città del sole è l'educazione della nuova umanità, di una totalmente nuova umanità, umanità naturale e non ostile alla natura come è per certi tratti l'umanità medievale. Ecco, questa maniera di intendere il senso sui c'è di grande aiuto. C'è di grande aiuto perché attraverso, diciamo così, questo cenno rapidissimo, quello che abbiamo chiamato qui il sentimento profondo dell'essere in vita, il sentimento profondo dell'essere in vita, comincia a prendere un contorno, comincia a non essere semplicemente una frase, comincia ad indicare dei percorsi, delle riflessioni. Adesso io cercherò di esprimerle queste riflessioni che vengono dall'acquisizione del tutto, come dire, occasionali, arbitraria, attuale. Siamo andati a pescare questa mummia, questa ombra, questa memoria del passato, questa voce del passato. Certo, del tutto arbitrariamente e del tutto necessariamente, ma ora dobbiamo vedere cosa noi sappiamo farne, nella consapevolezza assolutamente profonda e ben certa che siamo noi che sappiamo farne. E quindi con una libertà che di solito lo studioso di storiografia filosofica non si consente, ma il suo lavoro è preziosissimo per noi. Ma deve però oltrepassare la specializzazione storiografica, deve mostrare quanto è ancora vivente. E perché? Era la famosa domanda di Nietzsche, no? Perché studi gli Etruschi? Boh. E perché invece di studiare gli Etruschi non ne studi, che so io, i Papuasi? Boh, non si sa. A caso, chissà perché, tutto è oggetto di storiografia, tutto. Ma questa non è una sapienza viva, è una sapienza morta. La sapienza viva è quella che dice: studio questa cosa perché è attuale in questo momento per me, il comprenderla perché è un modo per comprendere me, per stabilire quindi una relazione con la provenienza e con la destinazione. Ed è quello che ha senso di fare. E che si giustifica adesso, cioè quello che abbiamo letto sin qui, così molto succintamente, non abbiamo certo fatto una lezione su Campanella, ci vuole altro, però quello che abbiamo ricordato per piccoli tocchi, questa visione magica, così lontana effettivamente da tutto il cammino della scienza moderna, da tutto il cammino della specializzazione
biologica, chimico-fisica, eccetera, eccetera, no? Quello che abbiamo letto è così strano, stravagante, straniante. Però che ci tocca in un punto dove noi siamo arrivati, no? Quel punto in cui dicevamo, questa è la vita del sapere, ma la vita di chi? E al fondo del fatto che ognuno è una biografia incarnata, incarnata come? In che senso incarnata? Nel senso della biologia. Questo l'abbiamo già letto in Heidegger, no? La biologia non parla dell'uomo, parla del suo lavoro, che è preziosissimo. Ma certamente, Husserl nel suo modo avrebbe detto, il biologo che fa di biologia non è l'oggetto stesso della biologia. Lui sta fuori e prima, diciamo così, è fuori del laboratorio, oppure è dentro il laboratorio, ma non è oggetto del laboratorio. E questo è quello che noi chiamiamo senso sui, sentimento profondo dell'essere in vita. Ecco, adesso dobbiamo mostrare come sappiamo leggere queste indicazioni così succinte, probabilmente così, però eloquenti, diciamo così, no? Un altro mondo ci si è configurato. Il mondo del Rinascimento. Allora, il sentimento profondo dell'essere vita, in vita, cioè dell'esistere. Vedete com'è naturale fare subito un riferimento a quell'esistenzialismo che diceva Heidegger non è all'altezza, non ce la fa. Non ce la fa, ma forse ce la fa, dipende. La questione è tutta giocata nel corpo, già dicevamo prima e ci dovremo tornare. Quindi il sentimento profondo dell'existere, nel sistere, no? Ec, venendo dalla vita e nella vita, e questo è quel sentimento che caratterizza ciò che abbiamo chiamato l'emozionato corpo nicchia di ognuno di noi. Ecco, cominciamo a mettere a posto queste visioni, no? Questi concetti. Quando noi diciamo siamo un'emozione vivente e questa emozione vivente è l'emozione di una relazione. I paradigmi corporei, gli amati dintorni, come potrebbe dire un poeta, no? Gli amati dintorni. Nei dintorni noi mettiamo in evidenza l'esistenza di questo mio emozionato corpo nicchia, corpo che è un nodo di relazione. Cioè nulla di sostanziale, tutto di relazionale. Sostanziale è la relazione, cioè l'emozione, l'essere mossi da, verso, eccetera, no? Quindi un corpo che è un nodo di relazioni concomitanti e concostituenti, mutuamente sistemiche. Ora, adesso possiamo procedere con grande, precisione, grande calma e con una illustrazione non vaga, dove si legge attentamente quello che vogliamo dire, eh? Dove si chiarisce molto efficacemente, no? Un corpo che è un nodo di relazioni, in questo si risolve la mia storia, no? In questo si risolve in ogni momento la mia storia, quello che sono stato, da dove sono stato, con che cosa mi sono formato e che cosa tuttora mi metti in relazione, mi conforma. Scusa Carlo, ti devi fermare un attimo. C'è una persona che sta presentando lo schermo, tu non lo vedi? Puoi interromperti un Io istante? posso, sì. Cioè, cosa Scusatemi, vuol dire? fermiamo un istante. C'è un problema di condivisione. C'è Luigina Cottino che sta presentando il suo schermo. Per piacere, Luigina, può chiudere la presentazione? Noi non la vediamo? No, aspetta che fermo anche la registrazione un istante. Scusami. Un istante. Sì. Scusatemi. Ecco, vedete la conoscenza addita, che si aggiunge dall'esterno, ci sorprende, ma per sorprenderci deve presupporre la sapienza addita, che noi siamo qualcosa, che abbiamo una potenza d'essere, diciamo così, che siamo un essere in un sentimento profondo di esistere, di essere qui in questo corpo emozionato, ma questo corpo poi ovviamente non è un corpo, è un centro di relazioni infinite. Un centro di relazioni, un nodo di relazioni infinite, concomitanti tutte insieme, sino ai confini dell'universo, potremmo dire con Peirce,
con costituenti, tutte, diciamo, in maniera sistemica, determinano in maniera fluente, fluida, in movimento, in transitoria, quel che di volta in volta siamo nella nostra provenienza e nella nostra destinazione. Quindi siamo un nodo di relazioni che sempre si muove, questa è la nostra vita, no? Che sempre ci muove, che sempre ci troviamo a essere nell'essere transitanti, ognuno per sé e tutti insieme, dove devi dire tutte e due le cose, no? Ognuno per sé perché siamo insieme. E siamo insieme perché ognuno è per sé. E queste due cose vanno viste nella loro contemporaneità di, come dire, recto e verso, no? Di recto e verso. Io sono qualcosa perché ci siete tutti voi e tutti gli altri che sono attorno a me. Ma tutti gli altri che sono attorno a me non sarebbero quello che sono senza un riferimento a me, a tutti, uno per uno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questa luce, in questa aria, in questa atmosfera. Affidati sin dall'inizio, come ha detto meravigliosamente Campanella, al nostro fare, al fare del primo respiro, al fare del primo pianto del bambino, al fare delle sue membra ancora inesperte di quasi tutto, ma già però esperte del poter essere in vita, no? Quindi al poter fare spontaneo ai suoi dintorni. Vedete come adesso cominciamo a dare luce a queste espressioni, che non sono più, come dire, metaforiche generiche, no? Vogliono essere molto precise, molto puntuali, vogliono essere molto rigorose. Non è il rigore della scienza, ma ha un rigore tutto suo particolare, è il rigore della visione. Quindi l'imprescindibile, l'irrevocabile inizio postumo. Noi siamo l'imprescindibile, quest'oggi l'abbiamo visto molto bene, no? All'inizio era proprio questo il tema, ma come? Io parlo dell'inizio, ma ne parlo in una forma postuma, in quanto sono divenuto, ma questo accade continuamente, no? È quello che accade sempre, che c'è un imprescindibile essere iniziati e che però è imprescindibilmente, irrevocabilmente detto alla luce della sua postuma esistenza, ex-esistenza, perché siamo gettati in questo senso di sé, senso sui, che è essere gettati nei saperi del senso sui. Si potrebbe dire in termini con i nostri esempi per facilitarci la vita. Che cosa sa fare il vecchio fascinaio? Il senso sui del vecchio fascinaio è la sua vita sapiente e quindi esistente e quindi amante, operante, desiderante, eccetera, eccetera, no? Questo è tutto, non c'è. Certo, sciogliere questo vuol dire fare un racconto infinito, come voi capite, no? Ognuno di noi è un racconto infinito, come è ovvio, no? Ancor prima della conversazione di gesti, ancor prima del rimbalzo della voce, c'è questo senso profondo di sé, no? Questo essere iscritti nella esistenza del sensus sui. Prima, in un prima che è sempre prima, no? Che è sempre prima perché è l'atto della nascita da cui tutto il resto deriva, che lo puoi soltanto vedere dopo che è accaduto, no? Perché non è un evento, è il luogo dell'evento, è il luogo di tutti gli eventi, è il luogo di tutti gli abiti di risposta. C'è un insieme primordiale, un insieme primordinale, un insieme dell'essere in vita con il mondo circostante e nel mondo circostante anche gli altri, nella forma dell'essere altro degli altri, no? Che è l'essere altro delle cose, l'essere altro della natura, l'essere altro degli altri corpi, prima dei rimbalzi di voce, delle risposte sociali, prima della costituzione della costante di. Ma la costante di, la traduzione del discorso, è in cammino già, capite, no? È già l'elaborazione di una potenza che si sta elaborando e manifestando un po' alla volta, sino a che ci sarà la strozzatura della voce, sin che ci sarà il gesto di risposta, come direbbe Mead. Rispetto quindi alla formazione del sé sociale, prima del sé sociale, c'è questo fatto insormontabile che, come dicevamo prima, va pensato né come sociale, né come non sociale, né come naturale, né come non naturale, perché prima di ogni prima, e prima di ogni determinazione. E quindi come tale è incirconscrivibile, questo dobbiamo averlo ben chiaro. Non è un suo difetto l'essere incirconscrivibile. Non è che purtroppo è un mistero, non so, non possiamo dirlo. Non è nessun mistero, è strutturalmente così.
Cioè è quel presupposto senza il quale nessun altro posto sarebbe ponibile, no? Senza il quale nessun altro fatto sarebbe in condizione di essere esibito, di essere esperito, di essere incontrato. Per questo è un fatto, tra virgolette, Kant ne ebbe un qualche sentore, e Heidegger lo ha ricordato in un suo saggio importante, ma adesso non abbiamo tempo. È un fatto insormontabile, è un fatto, tra virgolette, è un fatto trascendentale. Foucault direbbe qualcosa del genere, no? È un fatto trascendentale, che è il presupposto di tutti i presupposti, è quel transito che trasmette la vita nei viventi, essendo preliminare per ogni vita di un vivente transitorio. Ecco, questo che abbiamo detto qui, che abbiamo cercato di riassumere e andremo avanti, va, attenzione, inteso parola per parola. Va inteso attentamente e pazientemente, parola per parola, osservando al tempo stesso. E allora ci liberiamo da molte, come dire, insoddisfazioni e anche superstizioni. Osservando al tempo stesso la potenza, la grande potenza della parola, che abbiamo visto emergere, no, nel discorso di Campanella. Poi a un certo punto viene la potenza di dire, del discorso. L'enorme potenza della parola. Nel momento in cui sei nella potenza della parola non ne esci più. Ed è la potenza della parola che ti consente di dire il presupposto di tutti i presupposti, il sentimento profondo dell'essere in vita, il senso sui. Sono tutte parole. Sono tutte parole che hanno però la potenza evocativa del fondamento della parola, della scaturigine della parola, del luogo d'origine della parola. Di una storia immemorabile che si rende, come dire, memorata per la forza della parola, ma anche tradotta, trascritta. Ma questa è quella che così bene ha detto, e mi dispiace di aver dedicato così poco tempo al grande Campanella. Questa è l'ignoranza. La potenza della parola è la sua ignoranza. Riuscite a mettere a fuoco questo? Se riuscite a mettere a fuoco questo, tutti i nostri nodi cominciano a sciogliersi, eh. Cominciamo a raggiungere una certa quiete, una certa serenità di vita, diciamo così. La potenza della parola è la sua stessa ignoranza, è la sua stessa povertà. Ma, come dire, non rinunciamo alla potenza perché c'è la povertà, ma non rinunciamo a vedere la povertà abbagliati dalla potenza. Le parole hanno una capacità di orientamento indispensabile, insostituibile, diciamo così, indispensabile, lasciamo perdere. Ci sono esseri viventi che vivono benissimo senza la parola, no? Anzi, sono quello che sono, anche perché non hanno la parola, se si può dire così, no? Guardati con i nostri occhi. Ma la capacità orientativa, la forza espressiva, la forza descrittiva, espressione delle emozioni. E quindi è una povertà la sua. Ingannevole quanto alla realtà di ciò che dice e quanto al problema della verità del detto. Ecco, ci dobbiamo adesso molto misurare con queste ultime cose che ho detto, forse troppo rapidamente, che ripeto. C'è una forza espressiva, una forza descrittiva che appartiene alla parola e che ha solo la parola in quella maniera lì. Poi ci saranno tante altre maniere, come comunicano le formiche fra di loro. Ah, un grande problema, no? E le termiti, un altro grande problema. Beh, noi per quello che ci riguarda abbiamo un'idea abbastanza chiara di come le parole siano una forza espressiva, di come aprano un mondo di relazioni, aprano un mondo di oggettivazioni, di qualcosa che è detto all'altro. E che costituisce la cosa comune. Abbiamo detto questa decima stazione, no? Dalla cosa naturale alla cosa del sapere. Certo, la cosa del sapere si costruisce in questa espressività, in questa espressione della emozione del corpo che a un certo punto, come le piante dell'inferno dantesco, a un certo punto soffia fuori. La voce soffia fuori la parola, no? E crea tutto un altro mondo, un'altra verità. Allora, verità del detto, realtà della verità del detto.
anche qui dobbiamo fermarci con attenzione e dire, molto meditato su queste cose che vi sto dicendo, non le dico così in una improvvisazione esaltata, no, in una calma molto riflessiva. Ogni discorso, ovviamente, come mi dicono da 30 anni, 40 anni, sono anche un po' stanco, anche questo discorso, certo, ogni discorso, anche questo, ha in sé la pretesa della verità. Alla pretesa ce l'ho, se no non parlerei. Se no, appunto, se arrivo alla paralisi, come è arrivato nel Tractatus Wittgenstein, è un percorso meraviglioso, quello del Tractatus, perché alla fine c'è la paralisi, c'è un errore. E già, c'è qualcosa che non va nel percorso del Tractatus, perché la conclusione è la paralisi. Allora sto zitto. Allora, se non posso dire la verità, è meglio che stia zitto. Ed è un percorso grandioso, che parte dall'essere dire tauton, dalle origini prime della metafisica occidentale, del sapere occidentale, quindi è da trattare con grande attenzione, cura e rispetto. Ma qui diciamo, ogni discorso, anche questo, certo, reca in sé la pretesa della verità, cioè reca in sé la pretesa di essere conforme alla realtà, quello che dicevo prima. Ma che cosa pretendete? Ma in fondo che cosa pretendiamo nella nostra testolina ostinatamente insoddisfatta? Che ci sia finalmente un discorso che dice la verità, cioè che dice la realtà. E noi dicevamo, osservavamo, ma chi lo può fare? Adesso che cosa sto dicendo? Che ogni discorso lo fa. Ogni discorso seriamente costruito, accompagnato da credenza, accompagnato da convinzione, da tenacia, come direbbe Peirce, è assolutamente convinto dentro di sé della sua pretesa di essere vero, perché dice le cose come stanno, come è fatto il mondo, come è fatta la totalità delle cose che sono, l'Olon, l'intero, Dio. Perché se non avesse questa pretesa, perché mai sarebbe zitto, no? Ma allora noi chiediamo, dov'è l'origine di questa pretesa? Perché ogni discorso ha questa legittima, ma anche, come dire, non risolubile pretesa? È impossibile. Questa pretesa è una pretesa assurda, perché è impossibile, nessuno può vedere la verità, nessuno può vedere la realtà, perché la vede sempre all'interno della sua storia, cioè del suo corpo emozionato e così via. E però se parla, parla per dire questo. Parla per dire, vedete, le cose sono così, appunto. Ma l'origine di questa pretesa è l'emergere originaria di quel soffio della voce. È l'origine stessa della macchina verbalis. Cioè quel essere in una comunicazione per gesti verbali che determinano la situazione dell'essere insieme, dell'essere appunto un consistere con gli altri, nella relazione con gli altri, in un insieme sistemico di relazione con gli altri, con l'ambiente, con le circostanze che sono comuni, con le occasioni che sono comuni. Eccoli la culla, eccoli il bambino, papà, la mamma, il bue, l'asinello, e tutto intorno, Betlemme. Quindi c'è un accordo nell'abito di risposta esercitato in comune che stabilisce la verità effettiva della situazione in cui ci troviamo, di cui il riverbero è nella parola. Nella parola che dice, vedi, ecco Betlemme, no, siamo giunti, ecco Betlemme. E sono tutti d'accordo, siamo giunti, ecco Betlemme. Poi qualcheduno potrà dire, ma ho dei dubbi, ma dopo. Prima c'è un sì originario, un sì che è la condizione di ogni possibile, anche no, forse, ma non è mica vero, eccetera, eccetera. Ma all'inizio non può che esserci la credenza istintiva verso l'autorità del detto, perché è detto a te in modo che tu risponda e corrisponda, e che io stesso dalla tua risposta sia corrispondente, corrispondente a te, corrispondente a me. Cioè una fruizione di essere originario, il sensus sui che incorpora l'additus, ciò che sta fuori,
e lo mette insieme all'habitus. Allora l'habitus si impadronisce dell'additus attraverso la trasformazione della sua voce, che è una voce invocante, che mette in voce l'accordo operativo con l'altro, la comunicazione di gesti, direbbe Mead, con l'altro, e che quindi genera una credenza istintiva nell'autorità della parola. Perché certamente è la parola che fornisce l'essere a ciò che dice. Perché ciò che non si dice non ha essere, neppure è. Questa è quella verità arcaica di cui parlava in fondo anche Marx, no? Una verità arcaica, sicché il discorso circoscrive storicamente, tra virgolette, il vivente che sa. Il discorso circoscrive storicamente, cioè in situazione, nell'insieme di relazioni che viviamo assieme e che assieme poi ci manifestiamo. E su questa base, allora, il discorso, la sua originarietà, voglio dire, no? Che rende possibile il no, il dialogo, il dubbio, la discussione, tutto quello che voi volete, ma originariamente il discorso dice: sì, siamo qui, noi viventi nel nostro corpo vivente, uno in relazione all'altro, uno nel sentimento venereo dell'altro, come diceva, cioè nell'amore reciproco della relazione. E quindi è questo discorso che noi facciamo ora qui, badate, questo discorso, che è un discorso tra i discorsi, che ricostruisce nel suo modo l'origine della pretesa verbale di dire ciò che è. Perché in certo modo il discorso dice sempre ciò che è. Cosa voglio dire? Il discorso dice sempre ciò che vale. Ciò che vale per noi. Ciò che vale per te. Io posso benissimo essere un torturatore, un aguzzino che dice al giovane rivoluzionario: tu sei un traditore della patria. E l'altro può rispondere: non è vero, sei tu che sei traditore della patria. Ma questo significa che c'è un'autorità profondissima che li lega, un'autorità profondissima, un accordo tra i parlanti, un accordo sulla verità di senso delle loro parole, che dice: patria è ciò che vale. Certo, il modo in cui vale per te non è come vale per me, il modo in cui vale per me non è come vale per te. Ma questa parola ha un senso che prima è comune, che prima ci mette in un dialogo relazionale, che riguarda il sensus sui di tutte e due, tant'è vero che siamo due corpi che si confrontano attraverso queste voci. E quindi a queste voci noi attribuiamo il diritto di dire ciò che è, nella transitoria differenza, nella transitoria trasformazione, nella consapevolezza che la differenza è sempre in cammino, che storie differenti qui si incontrano e si scontrano, ma non c'è discorso che non abbia dentro di sé la pretesa del senso della verità, cioè di dire una cosa che vale anche per l'altro. Perché il discorso è la, come dire, è la formazione originaria del luogo d'azione, della potenza, come direbbe appunto Campanella, che decide che cosa è il valore, che cosa vale per tutti. E quando io dico cielo, terra, mare, patria, amico, nemico, non faccio che dire ciò che vale per tutti, nella ignoranza della parola. Attenzione, nella potenza evocativa comune, perché evoco un comune mondo linguistico, che non è soltanto linguistico, evidentemente, ma anche evoco, nella maniera storica dell'evocare, corporea, fisica dell'evocare, che stabilisce subito la differenza, la determinatezza, e quindi l'errore costitutivo della parola veritativa. La parola è veritativa perché dice per tutti, ma non può che dire in errore, non può che dire scontando l'impossibilità di una, come dire, dizione definitiva, perché appunto la parola non è il sensus sui, la parola si coltiva dentro il sensus sui. Siamo in un punctum individuazione, se diciamo così. Ecco perché, dicevo, anche questo discorso si radica nella sua partecipazione ad una emozione originaria del vivente. Qui parla l'emozione originaria di questo vivente,
Quindi a questo sentimento profondo dell'essere in vita, senso sui, in questa singolarità che io so, contingente, situata, storica, retorica, di questo corpo nodo di relazioni transitanti che io sono come tutti, una sorta di presupposto invalicabile a partire dal quale prende luce e si snoda l'insieme destinale delle relazioni ecologico-verbali, strumentali, che dalla nascita alla morte. Punctum individuationis dopo punctum individuationis accompagnano ognuno di noi nelle loro relazioni ecologico e abitative, diciamo così. È questo insieme semovente. Ecco, qui adesso dobbiamo fare un altro passettino, che è tutto già detto, è tutto già implicito, ma bisogna tirarlo fuori. Ecco, è il lavoro di Socrate, o meglio della madre di Socrate, no? Che faceva la levatrice. Dobbiamo tirar fuori quello che c'è in queste cose che stiamo dicendo, che per lo più non vediamo, per la loro fragilità, per la loro vaghezza, per la loro ambiguità, ma anche per la loro potenza. Allora, questo insieme semovente, il punctum individuationis nel quale ognuno è col suo sensus sui, questo insieme semovente, come ogni altro insieme semovente, attenzione, comprende in sé i suoi discorsi. Comprende in sé. Tu sei qui in una relazione costitutiva con tutto ciò che ti circonda, con tutti noi, con questa aria, diciamo prima, questa atmosfera, questa luce, questa giornata. Sei qui con tutto ciò, con tutte queste relazioni, con la tua storia, con la tua espressione delle emozioni. Cioè con quei discorsi che sono già dentro tutto ciò, che sono con tutto ciò, non è che si aggiungano dall'esterno. Cioè la loro metamorfosi nel corso della vita continua, questa metamorfosi continua dei discorsi. Ognuno di noi non dice più quello che diceva quando era bambino, quello che diceva anche solo qualche anno fa. Ecco, questi discorsi si accompagnano alla vita semovente del corpo e del punctum individuationis, delle totalità di relazioni con la matrioska che ognuno vive, sperimenta. Cioè nel cammino si porta con sé, capite, i suoi discorsi, che sono questo ambiguo, no? Perché questi discorsi sono dentro di lui e fuori di lui. Poi lo diremo meglio più avanti, ma già ora possiamo cominciare a intuirlo, no? Cioè tutto è dentro il discorso, l'abbiamo fatto notare tante volte, lo dice il discorso, lo faccio vedere parlando. Se dico tutto quello che esiste in fondo è un, vedete, è un discorso, perché dico tutto quello che esiste. Però nello stesso tempo il discorso sta in tutto quello che esiste, in quello che lui dice che è tutto quello che esiste. Bisogna vedere questa contemporanea paradossalità del tutto che ha la parte dentro di sé e della parte che ha il tutto dentro di sé. Cari amici, leggetevi le parti il tutto, leggetelo, studiatelo perché è formidabile quel percorso lì, no? Proprio di questo parla, di questo infinito e finito che si frequentano, ma sia sotto il profilo della filosofia occidentale, ma anche sotto molti altri profili, che non sono quelli soltanto di Aristotele o di Giordano Bruno, evidentemente, no? Ecco, allora noi stiamo dicendo che le metamorfosi dei discorsi nel corso della vita trasformano continuamente l'oggetto che è questo insieme semovente, perché dicono altre cose, no? Da quelle che hanno detto prima, ma nello stesso tempo stanno dentro questo semovente, no? Sento insieme, questo insieme semovente, questo essere insieme semovente, il nodo di relazioni che ognuno è. Punctum individuationis, in cammino, eccetera, eccetera. Di qui la storicità della situazione, cioè la sua continua metamorfosi, che ormai dovrebbe esserci molto chiara, ma di qui anche l'idea di mondo. Adesso finalmente ci avviciniamo, no, a capire molte cose. Ognuno ha la sua idea di mondo, perché intanto, innanzitutto la vive. Innanzitutto è il sensus sui, è quel sentire di sé che è sentire del mondo con sé. Il sentire dell'additus nell'habitus e dell'habitus nell'additus. E quindi ognuno di noi frequenta un'idea di mondo.
E frequenta quindi un'idea di come veramente il mondo è fatto. Ma li abita contingentemente, in maniera, diciamo così, fluttuante, transitante. E nello stesso tempo, però, come idea tenace, come idea ostinata. Capite? Ognuno ha un'idea ben precisa di che cosa intende quando dice la realtà. È ovvio che la filosofia ha buon gioco, ha tutte le ragioni e anche fa bene a farlo, a mostrargli che la sua affermazione è un grandissimo paradosso. Perché è verbale, perché è storica, perché è accidentale, perché è transitoria, perché è flatus vocis. Però non c'è altro che questo, ovviamente, no? Che altro vuoi dire, no? Se dici altro, dici altro. E allora, da un certo punto di vista, è evidente che noi portiamo con noi stessi una implicita idea di realtà e di verità che appartiene a tutte le nostre esperienze, alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra educazione, agli incontri che abbiamo fatto. E su questo siamo tenacissimi. E non è che questo lo possiamo cancellare. Non è che noi siamo allora indotti verso una visione debole della verità o debole della realtà. Ma che son balle? Non è affatto questo il punto. Non c'è assolutamente niente di debole nel fatto che io sono un uomo del XXI secolo, come diavolo è, che vive in Italia, che è nato qui, che ha studiato qui, eccetera, 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 che pensa le cose che non può altrimenti che pensare e le pensa come assolutamente vere. Sì, certo, poi cambiano un po', sì. Ma non è che, come dire, improvvisamente io diventerò uno sciamano siberiano. Ma questo no. Ma lo sciamano siberiano ha anche lui la sua idea di realtà, la sua idea di verità, la porta con sé. Ed è questo il punto, non c'è fuori, capite? Non c'è da stabilire una verità fuori, un mondo fuori, sono dentro le vite interiori e relazionali di ognuno. E sono in movimento con queste vite. L'idea di mondo di verità, sebbene contingente, è rivendicata da ognuno in maniera ragionevolmente ostinata, non ne ha un'altra. Non può che frequentare quella e assoggettarsi all'amaro destino dell'essere umano che così bene descriveva Empedocle, ma di questo ci occuperemo in maggio, di questa cosa, en passant. Che fa sì che ognuno di noi vive troppo poco. E mentre vive, già mentre vive, quel poco che sa gli si frantuma. Ma quel poco che sa e il suo frantumarsi non lo liberano dall'idea ostinata che c'è una realtà. Beh, certo, c'è una realtà e che questa realtà è quella che è detta ed è detta se è detta bene con verità. Poi va male, ma intanto cominciamo a dire con verità quello che siamo. Che cosa stiamo facendo in fondo in questo momento io e voi, se non stabilire un ponte, un dire, beh, insomma, un pochino ci stiamo intendendo, che cosa vuol dire sto qua? Dice queste cose, io le condivido un po' no, non ho capito bene, adesso ci penso. Però evidentemente deve dire delle cose che hanno un loro senso di verità. Vediamo se rispetto al mio ci troviamo d'accordo. È quello che facciamo sempre. Portandoci insieme come la coccia della tartaruga, capite? Dentro la coccia della tartaruga stanno le idee di verità, le idee di realtà che camminano con lei traballando come la matriosca. E quindi noi siamo fatti così, siamo queste botti oscillanti con dentro un sacco di idee, vino buono, forse, così così, si vedrà, proveremo ad assaggiarlo. Ecco. E questo vale, lo ripeto all'infinito, anche per questo discorso, che dice l'idea di verità storica e strumentale che frequenti, le tue tre macchine, i loro paradossi, non sono l'intera realtà e la sua verità, ma sono quella realtà e quella verità che ti porti con te e con la quale affronti il destino, con la quale affronti le circumstanzie, le condizioni di vita. Queste idee, queste teorie, i loro discorsi appartengono ad un insieme semovente di vita inoggettivabile, perché Pekin atres aletheias, inaggirabile, intraducibile, che non dimento, con di meno, come vedi, ha pur sempre la pretesa di tradursi, di esprimersi,
di dire questo appunto non è evidente, non siete d'accordo con me, come fate a non essere d'accordo con me? È così razionale quello che io dico? È così logico? Come osate non essere d'accordo con me? E quindi quello che dico è assolutamente vero, io sono testardamente convinto, se no mica mi farei perdere del tempo, vero? E non lo perderei neanche io. Si tratta di comprenderlo questo insieme semovente come suo oggetto, mentre sta proprio dicendo e spiegando che in realtà il suo dire, ciò che dice, come dice, ne è compreso come suo effetto. Ecco che ritorniamo alla prima intuizione di questa giornata, no? Ripeto, questo insieme semovente è compreso ed è comprendente. È comprendente perché questo insieme semovente dice io sono un insieme semovente e quindi si comprende. Ma si comprende come colui che è compreso dall'insieme semovente, cioè è il suo effetto, è quello che abbiamo detto all'inizio di questa nostra, di questo seminario. La causa è compresa nell'effetto e dall'effetto. Ed è vero che è causa perché è compresa così, non è che smette di essere causa, ma è causa in questo modo, che è dentro e fuori al tempo stesso, è dentro nel discorso ed è fuori perché è la radice del discorso. Ecco, tutto è parte, vedete, si scambiano appunto le parti, oltre i limiti di ogni coerenza formale discorsiva. Perché l'emozione, perciò diciamo così, l'emozione di questa visione, possiamo esprimerla certo in questo difficile appello al dire e al contraddire, che è importante, l'appello al dire e al contraddire, per esempio Vitiello ci ha costruito sopra alcune considerazioni molto importanti. Poiché dico anche mi contraddico, poiché so, proprio in base a quello che so, proprio nella luce della figura del mio sapere, sono ignorante. Ignoro la causa di questo sapere, che è un effetto, ma che nello stesso tempo ha la pretesa di dirla questa causa nel suo modo di essere effetto. Questo sono io. Questo siete tutti voi, secondo il mio modo di dire, diciamo così. Ma allora, se mi sono spiegato, adesso posso dire un'altra cosa che forse non vi scandalizzerà troppo, visto che questo atteggiamento che prendiamo verso sapienza ed ignoranza. Vi ricordo che Giordano Bruno usava l'immagine dell'asino, no? Per dire la sapienza è l'asino, cioè l'ignorante. Ma questo è antico, è Socrate, questo è Cusano, eccetera, eccetera, no? Ecco, allora se vogliamo andare un attimo al di là di questa contraddizione che è costitutiva della dizione, che è la figura della sapienza, che è quello che dicevamo un'ora fa, ma il sapere è fatto così. E questo movimento di assoluta ostinazione circa la sua verità e realtà, che è però esposta e che in quanto viene esposta, viene detta, viene trasmessa, viene significata, viene determinata, no? Costituita in parole, ha già perduto, già svanisce, già scompare, già è Euridice che scompare perché la pretesa di guardarla l'ha fatta scomparire. Ecco, allora se vediamo questo insieme che è il superamento del dogma della ragione, ma anche il riconoscimento della potenza della ragione occidentale, che ha appunto le sue vette in Bruno, in Spinoza, ma anche in Hegel, certamente, no? Però ora possiamo dire un'altra cosa, che quello che stiamo dicendo, e questo ovviamente io lo collego idealmente con tutto il discorso, i discorsi che negli anni si sono sviluppati nel seminario delle arti dinamiche e quest'anno in maniera molto particolare, con un parallelismo che mi ha molto spesso impressionato perché nessuno l'aveva studiato a priori, diciamo così, è venuto fuori da sé. Se ci intendiamo, al di là di questa contraddizione, l'emozione della visione che nasce dalla espressione di questa contraddizione, di quello che dicevamo prima, la comprensione come suo oggetto e come oggetto della comprensione che si scambiano le parti. Ecco, l'emozione di questa visione possiamo esprimerla molto meglio. Può essere espressa, è stata espressa molto meglio da quella che definirei la libertà del mito.
E così facciamo un po' la pace anche col mito. Non necessariamente la ragione è la nemica del mito, e il mito è il nemico della ragione. Si tratta di intendersi, di comprendersi, appunto, no? Per esempio, io potrei usare questa immagine mitica, molto tradizionale, che il discorso, così come ci si è venuto svolgendo nel nostro seminario, in tutta la sua vicenda, diciamo così, noi potremmo pensarla come la coperta del cielo, Urano. E già perché la costante D copre tutto, riveste tutto. E Urano che circonda Gaia, la terra, il sensus sui, la terra, il vivente, la vita. Urano che circonda completamente Gaia e che, badate, secondo il mito, la feconda. Ma siccome il mito la sa più di noi, dice anche, con grande scandalo della nostra ragione e del nostro intelletto, che, ben inteso, Urano è nato da Gaia. Cioè, Urano è colui che feconda Gaia e ne avrà figliuoli straordinari, ma tra questi figliuoli c'è anche lui. Anche lui è stato partorito da Gaia. Quindi, come ogni cosa, è stato generato rigenerandole tutte a sua volta. E devi cominciare a capire. Solo la poesia riesce a dire queste cose: padre di sua madre, figlia di suo figlio. Padre di sua madre, figlia di suo figlio. Solo il mito riesce a dire queste immagini fulminanti, no? Queste immagini in cui la terra è la materia, il cielo è il pensiero e viceversa, l'uno è vicino, l'altro è lontano, ma poi viceversa. Lo spazio, vi ricordate quelli che hanno seguito il seminario appunto che richiamavo poc'anzi, si ricordano di Prajapati, pensiero indù. Ecco, noi semplicemente siamo questa biografia di ognuno nel suo insieme, nicchia ecologica, con i suoi dintorni, il suo habitus, i suoi continui sobbalzi, e ognuno in questo modo è la terra feconda, è la nuvola di pensieri del suo cielo, porta con sé la nuvola di pensieri del suo cielo, ognuno con la sua irrinunciabile idea di mondo, con la sua irrinunciabile idea di totalità, irrinunciabile idea di verità, solo un'idea però, solo un'idea nel fondo oscuro. Reale della vita, fondo oscuro reale della vita che è il pensiero arduo, no, di questo cammino, squilibrio irreparabile. C'è uno squilibrio irreparabile quindi tra l'idea di mondo, l'idea di verità e la realtà, tra la vita e la conoscenza, tra l'essere insieme e la totalità. Quello che dice la verità è, come dire, sovrabbondante rispetto alla realtà. Perché pretende di coprirla come il cielo dei pensieri. Ma il cielo dei pensieri è un prodotto della vita che pretende di circoscrivere, di fecondare, di tradurre, di far figliare. È nata però da quel ventre lì. E quindi è nata dal fondo oscuro reale della vita. E anche questa, in fondo, potremmo dire un'idea. Perché il paradosso si ripete continuamente, solo la libertà del mito può non farsene spaventare, può accoglierlo come irresolubile, come l'immagine dei due uccelli, no? Tanto famoso, c'è un uccello che becca e un uccello che guarda l'uccello che becca. No? E uno ha bisogno dell'altro, ma nessuno dei due da solo costituisce la realtà dell'esperienza. Ecco, allora in questo vortice esistenziale di ognuno, questo arduo pensiero che sta emergendo in questo cammino e che la prossima volta dovremo portare sino in fondo, ma già siamo vicini, se ci si riflette, già siamo molto vicini, questo vortice esistenziale di ognuno è i discorsi che facciamo, anche questo discorso che stiamo facendo, i discorsi che facciamo si sottraggono alla loro dipendenza reale dalla complessità vivente, si sottraggono da Gaia.
si sottraggono dal fondo oscuro della vita perché pretendono di sopravanzarla, di guardarla dall'alto, di guardarla da fuori, di essere altro che il vivente, ma l'oggetto vivente. E quindi per il fatto di nominarla però la disattendono già, proprio nominandola la disattendono. Proprio nominandola, diciamo così, e riconoscendola, la perdono. In questo senso il mito di Orfeo e Euridice è fondamentale, no? Dice tutto quello che c'era da dire, no? Dice la perdita originaria, l'ignoranza originaria della sapienza non di un'altra cosa, no? Di quella sapienza che è sull'orlo della generazione, appunto, no? Però la complessità vivente degli umani si è da sempre tradotta di volta in volta in discorsi, questa complessità vivente è già sempre per noi umani tradotta in discorsi di volta in volta. Per cui vedi subito come devi trattare questa frase. Hai detto la verità? Ma sì, ma no. Perché ho detto di volta in volta. Quindi è tradotta in discorsi così come è tradotta. E questo che dico è un modo in cui è tradotta ad andar bene. No, è un modo in cui è tradotta. Non è il modo in cui è tradotta, perché non esiste il modo in cui è tradotta, perché ogni volta che è tradotta è perduta. Ogni volta che è tradotta è, diciamo così, in difetto di sé, è originariamente ignorante di sé, ignora quel che ha fatto, proprio perché lo esibisce come il factum. Ecco, vedi l'opera, vedi quello che ho fatto. Quindi c'è un fondo oscuro nei discorsi, c'è una complessità vivente, e attenzione, la parola complessità vivente è ignorante di quella stessa cosa che dice. In quanto ne deriva, mi capite? Quindi in questa espressione, nei discorsi che dicono la complessità vivente, ecco, è una traduzione nel discorso di quello che qui abbiamo chiamato fondo oscuro. Fondo oscuro, attenzione originaria, senso di sé del proprio corpo che si muove, che ha potenze originariamente espressive e relazionali, come aveva intuito il grande Darwin, no? Che fondo oscuro che è la scaturigine del lavoro dei discorsi. Non ci sarebbero discorsi se innanzitutto il feto non nasce. Se non nasce non parla. E quando è nato, che dalla scaturigine profonda del suo essere nato presente qui, nella sua presenza ineludibile, insormontabile, intraducibile, è qui dentro che possono aver nascita. I discorsi, le idee, c'è l'altro, c'è un altro, mi si parla, chi sono io? Ah, ma allora sono venuto al mondo, sono in una famiglia, ho un nome, un cognome, eccetera, eccetera. E allora i risultati, le conoscenze, le idee, le immaginazioni che il discorso rende possibili, sono presi in un processo, una produzione metamorfica, la cui presumibile ragione, se uno mi chiede, ma perché sono espresse altri discorsi. Io te lo posso dire con ulteriori discorsi, ti posso parlare della contingenza dell'essere. Siamo bravissimi in queste situazioni. Posso dirti appunto che ogni condizione esistenziale è un nodo di relazioni, ma è un nodo di relazioni sistemico che per sua natura è in movimento, è appunto la matrioska, non è che c'è un punto. Certo, devi essere così bravo. E c'è da dubitare che gli scienziati siano così bravi su questo punto, sono bravi su altro. Devi essere così bravo da comprendere, da vedere, mentalmente da vedere, che non esiste nessun punto interno della matrioska. Perché ogni punto interno della matrioska è determinato dal movimento complessivo della matrioska. E quindi sei tu che ti estrai e che pretendi di porre in prospettiva la matrioska. Ma la nascita della prospettiva attraverso la quale pretendi di mettere in prospettiva la matrioska che lo realizza tumultuosamente, sobbalzando senza mai avere un punto di vista esterno. Se riesci a fare minimamente per un attimo, quanto mi piacerebbe che uno scienziato lo facesse, se per un attimo riesci a fare questo pensiero che non c'è un punto di vista interno
scusa, esterno alla matriosca, sono tutti interni e quindi sono tutti derivati, sono tutti in movimento, sono tutti in correlazione, sono tutti concostituiti. E quando tu prendi il tuo, avanzi la pretesa che sia il centro del tutto. E questa pretesa è il tuo orizzonte, destinato all'ignoranza, destinato alla morte, destinato ad essere travolto dalla realtà dei fatti, appunto, no? Che lui è stato partorito e adesso fa dell'essere partorito il punto di partenza per giudicare il partoriente. E no, bello mio, da un lato non puoi che far questo, dall'altro lo pagherai. Lo pagherai con l'ignoranza. E quindi con la comprensione di che cos'è il cammino della umana sapienza, in quanto iscritta in quelle macchine di cui ci siamo serviti, mandandole poi anche a quel paese a un certo punto, perché sono al tempo stesso utili chiarificatrici, ma anche disorientanti. Abbiamo detto Marx è stato illuminante, ma è stato anche abbagliante, ci ha determinato un abbaglio. Quindi la più comune e universale delle cose è la credenza nel mondo là fuori. Questa proposizione assolutamente insensata, assolutamente insostenibile, là fuori rispetto a quale dentro. Non appena tu dici che cosa c'è dentro, hai detto un fuori. Vedi come questi giochi tutti si rimbalzano nello stesso ambiguo modo, nella stessa maniera, cioè. Là fuori c'è il mondo per questo dentro sensu sui, ma questo dentro del sensu sui è l'essere fuori dal suo corpo, il darsi un corpo, un'espressione delle emozioni, che è un atto originario, come aveva capito benissimo Darwin, no? Devi partire di lì, da questa onda della vita, da questa attività, da questa macchina, dicevamo noi. Quindi il mondo là fuori è l'oggetto del conoscere, mondo che però si iscrive nell'essere insieme di una complessità vivente, cioè in quel vortice storico in cui ogni vita vivente è presa. Perciò questo mondo è sempre un punto di vista nell'insieme della complessità che sfuma nel momento stesso in cui lo metti a fuoco. Lo metti a fuoco e così hai già perso il fuoco, per così dire, no? E allora potremmo risolvere la faccenda con questa proposizione per oggi abbastanza definitiva. Attenzione, non c'è la conoscenza nel senso in cui ingenuamente è pensata dagli scienziati moderni, dagli scienziati in generale, ma dall'essere comune degli esseri umani. La conoscenza è un atto vivente e ogni atto vivente è conoscente. Bisogna cominciare a capire così. Cioè, ci sono conoscenze che cominciano dagli atti viventi dell'aprire gli occhi dalla prima istante della nascita, dal primo respiro, è questo atto vivente che comincia il cammino della conoscenza, che comincia il cammino di quello che è intorno a me, nella modalità possibile della tua situazione effettiva, no? Reale, no? Di quel corpo che ha quel potere che ha, diceva, no? Campanella. Che potere hai di aprire gli occhi? Un gran fastidio perché prima c'era tanto, tanto buio nel ventre materno. Adesso apro gli occhi. Comincia il cammino della conoscenza che è da sempre indissolubilmente legato a questo corpo, alla sua tradizione, alla sua storia, alla sua contingenza, alla sua compresenza, alla sua interrelazione, alla sua concostituzione, là dove è, come è, nelle potenze che ha. E nelle conoscenze, quindi di cosa. La conoscenza non è un'altra cosa. La cosa che mi fa più ridere è la sociologia della conoscenza. Per carità, è una disciplina che ci ha insegnato molte cose, perché tutte le discipline specialistiche hanno i loro meriti, hanno i loro vantaggi. Però è l'idea, no? Che mi fa ridere come la cosmologia. C'è niente di più ridicolo. Io ho visto una volta una macchina che attraversava la città di Milano. Con scritto Dipartimento di Cosmologia. Dipartimento di Cosmologia. Cioè c'è la scienza del cosmo. Ma certo che c'è. Ma bisogna sapere che cos'è. Certo non è quello che dice di essere.
È così, non c'è una teoria della conoscenza, anzi, una teoria sociale della conoscenza. Guarda te come conoscevano gli aztechi. Ma guarda come conosce tuo figlio. Come conosce ogni essere umano che viene al mondo. Perché è questa condizione prima che si determina certo nel secondo momento. Ogni conoscenza è un atto vivente, una compenetrazione, abbiamo detto, reciproca di vita e di sapere. Ciò che dice il secondo ha la sua condizione nella prima, ciò che dice il sapere ha la sua condizione nella vita. Conosce la vita perché ha la sua radice nella vita, se non l'avesse lì non conoscerebbe nulla. Però questa prima è determinata solo nel secondo, solo nel sapere, che dice il feto adesso è nato, oh il mio bambino, oh la mia bambina, la chiameremo Giuseppina. Ma in questa parzialità in errore che è il conoscere, è il vitale cammino della verità. Ecco, adesso possiamo cominciare a vedere questa cosa, no? Noi portiamo con noi stessi l'idea di mondo, l'idea di realtà, l'idea di verità, la quale si coniuga all'interno di quella vita che siamo. E già questo dire è il prodotto di quella vita che siamo, che ha la pretesa di circoscriverlo, di definirlo. E quindi in questa pretesa noi sperimentiamo il nostro errore. Evidentemente, no? Sperimentiamo l'indicibilità del detto, l'inconoscibilità del fatto e nello stesso tempo il fatto che è stato detto e che è stato tradotto in conoscenza. E allora in questo essere della realtà primordiale, del sensus sui, che si traduce in conoscenza, è la natura stessa dell'essere non vero della verità. Dell'essere ignoranza originaria della sapienza. La sapienza paga per passare il confine, per prendere la barca di Caronte, paga il suo obole, cioè dice la cosa sta così e adesso fatemi morire. Perché ovviamente nel momento in cui ho detto che la cosa sta così si è già spostato, no? È già vera un'altra cosa. La vita ha già sperimentato altro al di là delle sue stesse figure di verità e al di là della sua stessa idea di realtà, perché quella realtà scaturigine prima, la terra Gaia, non si tradurrà mai nelle nuvole del dio Urano che l'ha coperta, che l'ha ridotta in suo potere. Ma si può dire perché la vita è più potente, perché la vita è più ricca, perché questo pianeta è un bel mistero. Certo, abbiamo bisogno di comprendere l'unità tra vita e sapere nella sua dialetticità. La possiamo esprimere filosoficamente. Vedete, la filosofia in fondo di Campanella tentava di dire qualcosa del genere e in qualche misura ce l'ha anche fatta. Però tutte le culture, tutti i popoli hanno detto questa cosa, e questo che è interessante, no? Non c'è da dire siamo meglio o siamo peggio. Certo, noi abbiamo però imbroccato una strada della conoscenza strumentalmente, e di questo parleremo la prossima volta, molto più efficiente, molto più vera, no, più efficiente, più potente. Ma di quella stessa potenza di cui sono fatte le nostre vite, in quanto vite ragionevoli, no? Vite che parlano, che si esprimono. E forse c'è da dire che quello che noi abbiamo acquistato in potenza, e ne faremo un esempio molto preciso, quello che noi abbiamo acquistato in potenza della conoscenza, cioè della traduzione della vita in verità conoscitiva, in verità operativa, in verità, diciamo così, procedurale, con i suoi effetti pratici, no? Concreti, quelli di cui parlava anche Campanella, no? Cioè ogni essere vivente, eccetera, eccetera, no? Deve proteggersi, deve crescere, eccetera. Per essere così potente, ed è un pensiero sul quale ci soffermeremo, ha dovuto pagare un prezzo. Ha dovuto pagare un prezzo che il mondo del mito, per dire così vagamente, come in relazione a queste ultime considerazioni, no? Il mondo del mito non ha inteso pagare, o non era nella sua natura di pagare.
C'è una differenza, voglio dire, ma di questa parleremo a fondo la prossima volta. C'è una profonda differenza tra conoscenza e comprensione. E io vi farò l'esempio di un grande esempio di conoscenza, l'esempio di un grande scienziato che non capisce niente, ma conosce tantissimo. E questa nostra umanità, appunto, il problema che poneva Heidegger, ma mica solo Heidegger, eccetera, eccetera, questa umanità planetaria che stiamo realizzando via via, che vogliamo o che non vogliamo, nelle correlazioni reciproche, nelle culture che si scontrano e che si incontrano, ecco, questa unità di un nuovo equilibrio tra conoscere e comprendere. In certo modo si potrebbe dire anche tra scienza e sapienza. Qui parla ancora Campanella, eh? Scienza e sapienza, lui le distingue ben nettamente, appunto, no? Ecco, forse questa è precisamente una delle ragioni per le quali vale ancora la pena di lavorare con la filosofia. Perché la filosofia ha un suo modo di porre la questione della sapienza, un suo modo di porre la questione del rapporto tra conoscenza e comprensione. Quella comprensione che sappiamo già, la filosofia ha avuto il coraggio di frequentare sino in fondo, notandone il paradosso che il comprendente è compreso e che il compreso è comprendente. E che noi cerchiamo disperatamente di dire con verità, no? Ostinati in questa impresa socratica. Ecco, io mi fermerei qui, ci sono alcuni minuti, se volete, se c'è qualche intervento, io non scappo, sono qua.